Telefono a due o tre persone. Va bene, siamo quanti siamo adesso? 17, dai. Per cui se volete possiamo iniziare, poi chi arriva si aggiungerà. Ok, mi sentite bene? Sì, Ok, bene, buongiorno. va bene. Allora, per chi non penso mi conoscete tutti, comunque sono Caldiroli di Medicina Democratica. Allora, questo gruppo di lavoro si va ovviamente considerato nell'ambito dell'appello della discussione finora fatta, diciamo così, in plenaria. Quindi la partenza del gruppo di lavoro sul lavoro riguarda sostanzialmente quali iniziative pensare e intraprendere in maniera estesa, cioè oltre che a Medicina Democratica, tutte le associazioni e i singoli che in qualche modo hanno condiviso l'appello, sul tema specifico della sicurezza e igiene del lavoro, diciamo così, post-Covid, tanto per capirci, cioè se anche l'evento pandemico in qualche modo ci ha acceso, confermato, acceso delle cose nuove, confermate delle esigenze più o meno già presenti per riprendere o fare delle cose nuove su questo tema. Perché ovviamente il problema è che evitare che l'approccio post-Covid sia anche nel campo della sicurezza sul lavoro tutto quello che c'era prima, con in più mascherine, sanificazione degli ambienti e igienizzazione delle mani, fine della storia. No, ovviamente dobbiamo cercare di cogliere questa occasione, tutte le criticità che sono emerse, per riprendere in maniera più estesa e forte questi temi. Come Medicina Democratica, ovviamente stiamo già facendo le cose su cui invitiamo ovviamente tutti a contribuire, a confrontarci, eccetera, in particolare per sostenere le richieste che ci arrivano sulle attuazioni dei protocolli, una serie di criticità dai DPI alle diverse modalità, per cui seguiamo un po' chi ci chiede delle cose, cerchiamo di indirizzare nella maniera migliore possibile. Abbiamo messo dei vademecum informativi, orientativi sul sito, e quindi in qualche modo stiamo cercando anche di rimanere sulla cosiddetta attualità. Per chi ovviamente poi non ci conosce, questo poi si va sopra e continua attività di medicina democratica che si è caratterizzata negli ultimi anni, in particolare nelle vertenze di carattere giudiziario, che hanno la finalità ovviamente da un lato di fare in modo che le vittime ottengano giustizia e dall'altro anche però di migliorare la giurisprudenza in tema di sicurezza sul lavoro, malattie professionali, esposizioni di carattere ambientale, cosa di non poco conto. Questo per ricordare molto, molto velocemente un po' l'impostazione nostra. Questo gruppo dovrebbe ovviamente lavorare nel contesto dell'obiettivo principale, che è sloganizzato in la salute non è una merce, la sanità è un'azienda, per come dire, attualizzare la riforma sanitaria del 78, in particolare appunto nel campo, per quanto ci riguarda, della sicurezza sul lavoro, e vedere che cosa riprendere di quell'esperienza, cosa migliorare e cosa fare di nuovo. Va ricordato che la riforma sanitaria del 78 modificava quello che era il paradigma precedente, quindi c'era da una competenza di carattere centralizzato, che era il Ministero del Lavoro in sostanza, e da un approccio burocratico, perché l'ispettorato del lavoro arrivava quando c'era, si arrivava quando c'era l'infortunio, in base a programmi che non avevano tutti interni alla logica, diciamo così, ministeriale, e superava questo approccio qua in virtù
adesso stiamo ricordando il 50esimo, di quanto era previsto nello Statuto dei lavoratori, in particolare l'articolo 9, che dà il diritto al lavoratore alla rappresentanza di intervenire, diciamo così, per la tutela della propria sicurezza negli ambienti di lavoro. 1883 in parte perlomeno cercava di dare le gambe al diritto previsto dallo statuto. E nel contempo ovviamente modificava il sistema anche dei controlli, sistema dei controlli, ma non solo semplicemente in termini di competenza, passandole, non tutte, perché poi in Italia si fanno le cose sempre un po' a spizzichi e mozzichi, in cui il vecchio rimane sempre più o meno e poi si aggiunge il nuovo, si fanno sovrapposizioni, si fanno mischiotti. Comunque, con le ASL, le USL allora, le competenze in materia di vigilanza sono passate a questa nuova formazione e siamo praticamente gli unici in Europa che hanno questa impostazione, perché in tutti gli altri posti o sono ispettorati, sono legati al Ministero del Lavoro, o sono legati a sistemi come Svizzera, praticamente alle assicurazioni obbligatorie. L'INAIL, l'equivalente dell'INAIL, il SUVA in Svizzera, fa anche la vigilanza. Oppure sono legati a sistemi, come dire, a metà strada tra il pubblico e il privato. Diciamo, abbiamo questa particolarità che dal 78 ad oggi. Ma non era semplicemente una questione di cambio dell'etichetta del soggetto che per conto dello Stato entra in una fabbrica a fare il controllo, ma era dentro nell'intenzione dell'83, perché ovviamente non nasceva a caso, ma nasceva dalle lotte, dentro c'era il rapporto tra l'organo di vigilanza e le rappresentanze dei lavoratori. In un senso e nell'altro, obblighi da parte dell'organo di vigilanza a informare i lavoratori, informare nel senso a comunicare le conoscenze che venivano raccolte dall'organo di vigilanza, e poi c'era anche esplicitamente previsto la possibilità di costruire dei rapporti anche al di là dell'applicazione delle norme. Quindi si poteva fare una cosa più ampia. Gli SMAL a suo tempo rappresentavano questo. Questo approccio iniziale ovviamente è stato via via, come dire, deviato per certi versi o comunque sminuito soprattutto da un lato ovviamente dalla modifica della struttura delle ASL con le aziende e quant'altro, che a questo punto quelli che hanno i difetti delle vecchie ispettorato stanno cominciando, sono estesi alle ASL, e dall'altro ovviamente c'è la precarizzazione del lavoro che ha ridotto la capacità del movimento operaio di avere le idee chiare, diciamo così, e poi di rapportarsi, di contare in maniera importante anche nei confronti dell'ente. C'è anche da dire, per chi non lo sa, ricordare che c'è stato anche un appesantimento, chiamiamolo così, anche di tipo formale nei confronti dei tecnici della prevenzione, che si sono trovati al 94 a dover far, come dire, sono trovati a dover applicare quello che è la norma, la 758, cioè un meccanismo, diciamo così, di contestazione, prescrizione e verifica degli adempimenti nei confronti dell'azienda, che ha un po' ingessato il tipo di intervento, molto focalizzato sulla applicazione testuale, diciamo così, della norma, e dall'altro ha appesantito anche il lavoro, perché ovviamente queste erano delle cose che prima facevano i magistrati, in parte sono state ricaricate sui tecnici. Per cui ci sono tutte queste, come dire, appesantimenti, deviazioni, eccetera, che hanno un po' fatto andare la strada dell'ente in una direzione diversa. E poi ovviamente c'è una debolezza intrinseca maggiore rispetto a prima del mondo del lavoro, che ha ridotto complessivamente l'intervento. A mio avviso, poi Medicina Democratica ha già fatto una serie di proposte per rilanciare, e questo poi a questo punto dovrebbe essere l'obiettivo principale di questa discussione. Quello che io adesso,
farò un breve elenco di alcune di queste, poi ovviamente entrando nel merito ne possiamo anche trovare delle altre, che parte dal presupposto che il decreto 81, quindi il testo unico sulla sicurezza e igiene del lavoro, dal punto di vista, chiamiamolo tecnico, prescrittivo, il cosa dice, i requisiti minimi essenziali di sicurezza nell'ambiente di lavoro, dice già al 95% va bene così com'è, nel senso non c'è una necessità tecnica di modifica dell'impianto normativo. Quello che probabilmente c'è più da modificare e da ritornare è nel rapporto tra i diversi soggetti che sono dentro nel 81, organi di vigilanza, lavoratori e quant'altro, per riattivare il confronto e appunto ed evitare che sia sempre più burocratico e rigido, come purtroppo negli ultimi anni è avvenuto. Per cui il lavoro principale, a mio avviso, è quello di attualizzare l'883 per portarla anche dentro nell'81 in termini di riattivazione dei rapporti tra le parti, tra tecnici, lavoratori, medici, tutti quelli che hanno un qualcosa da dire. In questo aspetto ci sono alcuni punti che noi abbiamo, Medicina Democratica da tempo in qualche modo ritiene che siano opportuni o necessari anche dal punto di vista normativo modificare. Il primo è quello che è un'attuazione dell'883, il passaggio alle ASL delle competenze che sono ancora in carico all'INAIL sul riconoscimento delle malattie professionali. Oggi l'INAIL riceve la denuncia, fa diciamo così, la verifica, chiamiamola così, della denuncia di malattia professionale e poi tra virgolette, l'accetta e paga. Cioè l'ente assicurativo controlla in qualche modo tutto il flusso della malattia professionale, compreso il riconoscimento, cosa che non va bene. Chi individua tecnicamente, diciamo così, la malattia personale dovrebbe essere un soggetto diverso da chi poi deve pagare, perché ovviamente altrimenti scatta il meccanismo per cui che è in tutte le assicurazioni che meno pago, anzi se non pago è meglio ancora, e quindi si trovano tutti i sistemi per non riconoscere le malattie professionali, allungare il brodo, far stancare le persone in maniera tale che si perdono, come si perdono purtroppo molti casi. Un altro aspetto è quello dei medici competenti, è stato più volte evidenziato che i medici competenti lavorano per conto, sono pagati in termini terra-terra dai datori di lavoro, per cui i casi sono due: o si adeguano alla volontà, diciamo così, del datore di lavoro e quindi non fanno bene il loro lavoro, oppure se fanno bene il loro lavoro rischiano di essere sostituiti da altri più arrendevoli e quindi si perde la potenzialità e l'utilità anche di avere un medico del lavoro che non sia semplicemente un erogatore di sorveglianza sanitaria, ma abbia un ruolo, diciamo così, forte all'interno delle aziende, anche appunto nei rapporti tra diversi soggetti. E quindi da tempo noi chiediamo che i medici competenti non siano dei liberi professionisti, ma un po' come nel caso dei medici di medicina generale, siano collegati, convenzionati con l'ente pubblico e le aziende scelgono in un elenco ben definito in cui in qualche modo è riconosciuta anche sia le capacità professionali, ma anche la corretta attività. Un altro aspetto è un po' la riformulazione sulla falsariga di quelle che erano inizialmente SMAL, dei rapporti tra le rappresentanze sindacali all'interno delle fabbriche, gli RLS, gli RLST e quant'altro, con l'organismo di vigilanza, quindi che poi vuol dire fisicamente con i tecnici della prevenzione. Quindi che si ristabilisca un rapporto di scambio, non semplicemente quando va bene la prevenzione che entra in fabbrica chiede che ci sia anche presente alla vigilanza l'RLS, però, e questo è lasciato alla sensibilità del singolo tecnico, ma non basterebbe neanche
che sia in qualche modo un obbligo di rapporto che già in qualche modo scritta la normativa, ma andrebbe ampliato e reso più, come dire, normale che non solo in fabbrica, ma anche al di fuori della fabbrica, ci sia, sia costruito e sia mantenuto questo tipo di rapporto, così come la 833 già, lo prevedeva. Un aspetto particolare che noi abbiamo, su cui discutere, che abbiamo alcuni di noi hanno proposto, è quello, in particolare per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, quello magari di utilizzare, a livello volontario ovviamente, lavoratori in pensione. Perché penso che i territoriali, i RLS territoriali, sono una merce rara, nel senso che ce ne sono ben pochi, e non so quanto poi effettivamente riescono o vogliono intervenire nelle fabbriche. Mi è capitato pochissimi giorni fa di scoprire che, sto parlando della provincia di Milano, non sto parlando di Catanzaro, di luoghi strani, quindi una zona estremamente industriale. CGIL e CISL e UIL hanno fatto un verbale, diciamo così, di accordo con la Confindustria nell'ambito dell'organismo paritetico dicendo che hanno rinunciato al territoriale, che è una cosa davvero che a me mi sembra che non sia né cielo né terra. È ovvio che poi loro dicono perché vogliamo che ci siano gli RLS in azienda, sì, ho capito, ma quando non ci sono. Se non c'è territoriale non c'è assolutamente niente. E quindi si tratta, a nostro avviso, di rimpolpare la figura dell'RLS territoriale, che ovviamente, pensionato o meno che sia, deve avere dei poteri reali. Un altro aspetto che sta venendo fuori negli ultimi tempi, e finisco brevemente, in particolare nel campo della sanità, è questo obbligo alla fedeltà che viene tirato fuori in termini anche disciplinari, nel momento in cui il lavoratore denuncia fuori dall'ambito lavorativo delle situazioni di rischio. L'hanno fatto infermieri, l'hanno fatto anche dei medici, sono stati più o meno minacciati, in alcuni casi anche con licenziamenti, per aver detto che in una certa struttura appunto non si rispettavano le norme e questo aveva anche provocato un peggioramento della situazione dovuta all'esposizione al Covid. C'è poi tutta la partita della richiesta del cosiddetto MAC zero, che vuol dire che sostanze come quelle cancerogene, teratogene e mutagene, e l'Europa adesso sta pensando anche per interferenti endocrini, queste sostanze devono uscire dai luoghi di lavoro, cioè si deve fare un percorso che non deve essere solo della riduzione o come negli ultimi tempi è stato addirittura anche di mettere dei TLV, dei limiti di soglia tra virgolette accettabili, ma il percorso deve essere quello dell'azzeramento delle esposizioni, quindi della loro sostituzione. E questo implica una valutazione dei cicli produttivi, una critica dei cicli produttivi, eccetera, cosa su cui spesso abbiamo anche dato un apporto come medicina democratica. Ci sono ultime due cose che butto lì perché sono entrate nella discussione anche in medicina democratica e non solo. C'è la proposta di Guarniello quando era magistrato, penso anche ultimamente che è pensionato, che è quella dell'istituzione di una procura nazionale sugli infortuni sul lavoro. Che boh, io non è che la vedo in particolare, cioè se funzionasse il resto per me non ci sarebbe bisogno. È più una proposta forse a fronte di una incapacità della struttura attuale dei diversi organi di vigilanza di riuscire a coprire in maniera completa questo tipo di tema. E l'ultimissimo aspetto su cui c'è stata anche una proposta di legge è quella dell'introduzione dell'aggravante come aggravante dell'omicidio sul lavoro. È un po' come per l'omicidio stradale, mentre l'infortunio mortale sul lavoro può essere ovviamente per colpa o per dolo,
purtroppo il 99% sono anche dove c'è una sentenza favorevole al lavoratore, il riconoscimento della colpa del datore di lavoro è per colposo. Questa proposta di legge in sostanza voleva introdurre una, a metà strada tra la colpa e il dolo, quella, la cosiddetta aggravante dell'omicidio sul lavoro, cioè se una morte avviene sul lavoro in determinate situazioni, se c'è una qualche anche parziale responsabilità, questa può determinare una aggravante aggiuntiva in termini penali, in termini di pena, in termini di terra a terra. E qui c'era attaccato anche. Qui qualcosa ovviamente è stato fatto, adesso si vedrà se, come funzionerà. C'è attaccato anche un discorso della revisione dei termini di prescrizione, l'ultimo, diciamo così, provvedimento che ha fatto il governo precedente, ci ha trovato d'accordo, quindi con il meccanismo per cui la prescrizione inizia a contare dopo la prima sentenza e non dall'inizio del procedimento. E che era un po' la visione che avevamo noi, per cui su quello ovviamente si tratta più di vedere che questo tipo di impostazione rimanga e non venga in qualche modo o cancellata o diluita. Io mi fermo qua, ho cercato di buttare lì un elenco di cose su cui si può discutere, ovviamente ce ne possono essere delle altre. E adesso sto vedendo velocemente, ecco, come di prassi, per fare gli interventi, scrivetelo nella chat, così andiamo in ordine. Vedo che Enzo Cordaro ha prenotato un intervento e poi Gino Carpentiero. Nel frattempo, gli altri, se vogliono intervenire, lo scrivono nella chat e poi via via facciamo intervenire. Senza Allora, cordare. grazie Gaddiroli, ho apprezzato molto la tua sintetica ma significativa introduzione, perché mi sembra che in qualche modo quello che tu hai detto sia l'ABC, diciamo, del recuperare uno spazio importante ai fini. Ah, scusa, c'è un tempo? Mi mantengo sui 5-6 minuti? Benissimo. Allora, io voglio proporre, noi siamo l'Associazione Italiana Benessere del Lavoro, ci occupiamo da sempre, insomma, da quando siamo nati, da quando, ovvero sia da quando è scomparso l'ISPESL, come continuazione di quello che era il network che si occupava del benessere del lavoro all'interno dell'ISPESL, abbiamo continuato come associazione il percorso che all'epoca veniva fatto all'interno dell'ISPESL come una struttura specifica di quell'ente. Scomparso l'ente e le competenze passate all'INAIL, ovviamente questo tipo di discorso si è completamente smarrito, anzi in alcuni casi è stato contrastato di personale, io dico, insomma, lasciamo stare. Per cui il nostro è un fattore, nel senso, un quarto fattore, visto giocando sui termini, il quarto fattore è il fattore di carattere psicologico. Per cui ci siamo sempre occupati di questo tipo di argomento, l'argomento che specificatamente interviene sulla dimensione delle relazioni all'interno dei posti di lavoro, specificatamente sanità, ma insomma in qualche modo in tutti i posti di lavoro, che si devono caratterizzare secondo dei criteri che in qualche modo permettono al gruppo di riuscire ad avere una condizione operativa che sia funzionale alle dimensioni, ovviamente, ovvero alle dimensioni dell'oggetto del loro lavoro, ma anche specificatamente delle modalità di comportamento umano che in qualche modo si devono rappresentare, come in qualche modo è opportuno che sia fatto. Giorni fa, credo 3 o 4 giorni fa, sul manifesto c'era una lettera, non so per chi l'ha letta, molto interessante, un documento più che una lettera, che parte dalla Germania. Adesso il titolo non me lo ricordo perché insomma era in tedesco, per cui ho molte difficoltà. Che a livello europeo lancia un discorso estremamente importante, e contemporaneamente, in quella stessa giornata,
lo stesso documento firmato da oltre 3.000 persone, insomma, docenti universitari e quant'altro, mondo politico, mondo associativo, mondo culturale, rappresentava un modo diverso di intendere la realtà lavorativa, ovvero sia proponeva due o tre punti importanti, alcune cose importanti, tra cui due elementi che a me mi hanno colpito moltissimo in quel documento. Premetto che in Italia è stato concesso al manifesto, ma negli altri paesi in quotidiani molto più diffusi, diciamo, all'interno della... per cui in ogni paese è uscito, diciamo, su un quotidiano di quel paese. E due cose, insomma, tra le altre importanti che dice... Se ti sei congelato. Terminologie che si rappresentano con un elemento economico. La seconda cosa parla di democrazia all'interno del... e di, non di cogestione come si usava un tempo, ma di considerazione equalitaria tra il mondo dell'imprenditoria, dell'imprenditore e il mondo del lavoro, sia dei lavoratori, finendo all'interno di un processo di democrazia e di cose. Per cui è molto difficile di questo intervento. Dove si è parlato. Scusa, Rodaro, prova a togliere la telecamera, perché probabilmente si sente un po' a scatti. Non si riesce a sentire. A staccare la telecamera, che magari migliora il collegamento. Ho tolto la telecamera, mi si sente bene ora? Sì, mi sembra meglio, vai. Ok. Vai pure. Continua ad andare a scatti. Non c'è più, adesso è sparito del tutto. Davito? Mi si sente? Continuiamo a sentirti un po' scatti, prova, continua. Mannaggia, mi dispiace, questo è un problema di connessione. Vai, prova. Ho detto, quel documento mi ha scaldato un po' il cuore, perché in qualche modo dopo tanti anni ho avuto la sensazione che all'interno di un processo, specialmente quello conseguente a questa pandemia, si poteva ricominciare a ripensare a una umanizzazione del posto di lavoro. Fatta questa lunga premessa, insomma, poi vado a chiudere, non è che mi voglio dilungare molto, io proporre qualcosa che sia nell'intervento che ho fatto giorno della plenaria, dell'ultima plenaria, ho parlato di che cosa fare all'interno dei posti di lavoro. Ovviamente non intendevo specialmente in sanità, chiaramente, perché mi riferisco in modo specifico a quello. Chiaramente su che cosa fare non mi riferisco agli aspetti tecnici, quelli sono ovvi, evidenti, insomma, e che cosa farlo neanche quello agli aspetti tecnici, ma definire la modalità di lavorare all'interno che è molto importante. Sono sparito di adesso, ti sentiamo. Mi dispiace. Mi dispiace, sto cercando al massimo di pure. Vai, ti sentiamo. Scusa. Stavo dicendo, mi dispiace che l'intervento, purtroppo questi sono i limiti di queste bellissime ma limitate momenti di incontro. Stavo dicendo, io credo che sia molto importante, la chiudo perché così, credo che sia molto importante all'interno di un concetto di sicurezza dei luoghi di lavoro introdurre profondamente quello che è stato appena ventilato dalla 81 con il recupero dell'accordo europeo sullo stress lavoro correlato, recuperare l'aspetto fondamentale e fondante del modello di comportamento che deve essere uno degli aspetti va considerato ai fini di una sicurezza dei luoghi di lavoro. Io credo, e questo di qui dico una banalità profonda ma molto vera però, che sono convinto che è importantissimo
lavorare bene nel posto di lavoro, essere motivati sul proprio posto di lavoro, perché questo può implicare due cose. Uno, produrre meglio, e va bene, in sanità è molto importante produrre meglio, ma seconda cosa, riuscire ad avere una maggiore qualità della propria vita all'interno del posto di lavoro, perché il posto di lavoro è un pezzo della nostra vita importante, forse in alcuni casi anche, come in questo momento, è una parte predominante nella vita di ognuno. Io ricordo soltanto che questa visione ha una storia nel nostro paese. Mi ricordo Olivetti su tutti, insomma, come un manager, un imprenditore che in qualche modo considerava la propria visione organizzativa mettendo al centro dell'attenzione la dimensione umana. Io credo che dobbiamo superare, e qui chiudo, qualsiasi concetto che in qualche modo veda l'individuo come una parte economica dell'azienda, ma veda l'individuo come un elemento fondante dell'azienda, un elemento importante dell'azienda, pensando che l'azienda è un sistema e come tale ha una sua vita, una sua visione e una sua cultura, e quindi un suo modo di essere, di progettare e di organizzarsi. Io credo che noi dobbiamo tener conto anche di questo, oltre che degli aspetti dell'ABC, che in qualche modo è stato ricordato con grande importanza dall'intervento introduttivo. Dobbiamo introdurre anche il D, il quarto fattore di rischio. Grazie, scusatemi. Grazie. Prego. Gino Carpentiero e poi Paolo Mello. Grazie. Qualcuno ha il microfono aperto, però. Gino, ci sei? Sparito Gino. Gino non c'è più. No, è qua. Gino, accendi. Okay. Mi sentite adesso? Sì, sì, ti sentiamo. Ecco, non riuscivo ad attivare il microfono. E niente, io mi ritrovo con ambedue gli interventi iniziali. Gino, prova anche tu a togliere la telecamera, perché ti si sente un po' con scariche elettriche. Tolgo la telecamera, un attimo. Sperando che migliori. Pronto, mi sentite meglio adesso? Sì, sì, vai. Niente, vai. Volevo, appunto, stavo dicendo che mi ritrovo nei due interventi, sia quello introduttivo di Marco che quello di Enzo, con l'associazione del lavoro. E stavo leggendo proprio quel documento oggi che è venuto fuori sul manifesto di sabato scorso, magari si potrebbe aggiungere in PDF, si chiama Democratic World, ed appunto ricercatori, che è stato appunto pubblicato su vari giornali, alcuni importanti a livello internazionale, come la ONU e di Life. È impossibile seguire proprio ora. C'è qualcosa che fa eco. Hai acceso qualche cosa di strano? Se chiudono tutti la telecamera, forse è meglio. Prova. Aiuto, non vi sento più nessuno. Gino, riprova. Mi sentite? Un po' meglio? No. Sì, un po' meglio, dai, vediamo, speriamo, vai avanti. Ha tolto gli altoparlanti. Vai. Dunque, quindi questo documento è davvero, come diceva prima Enzo, è molto importante, perché per la prima volta si rimette un po' degli intellettuali ricercatori, 3.000 ricercatori di 650 università di tutto il mondo, rimettono il lavoro e la sua organizzazione e la democrazia nei luoghi di lavoro praticamente al centro della discussione. E io penso in effetti che il nostro gruppo dovrebbe lavorare su un doppio binario. Uno è quello che si è detto nelle plenarie,
quello di rinforzare i servizi territoriali di prevenzione sui luoghi di lavoro che sono stati letteralmente fatti a pezzi un po' in tutta Italia, non solo in Lombardia, ma in Toscana il turnover non è stato più rinnovato da vari anni e quindi praticamente i dipartimenti di prevenzione sono stati molto molto sono stati ridotti proprio all'osso come quantitativo di personale. Poi l'altro discorso l'ha già fatto Marco riguardo la cosiddetta burocratizzazione, io aggiungerei la gerarchizzazione che si è mano a mano creata nei dipartimenti di prevenzione, che è figlia dell'aziendalizzazione poi delle unità sanitarie locali. Quindi questo punto sicuramente il gruppo non deve perderlo di vista, però non deve perdere di vista l'altro punto, che è quello di ridare ai lavoratori centralità, e qui le organizzazioni sindacali, sia quelle di base ma anche quelle confederali, e dovrebbero un attimino appunto riprendere un po' in mano la situazione, e riprendendosi vecchie metodiche che sono state messe da parte, tipo saper ricostruire un ciclo lavorativo per evitare di dover bersi la valutazione del rischio del padrone, sarebbe una cosa secondo me importante, ma nello stesso tempo ricostruire anche l'organizzazione del lavoro, quindi la soggettività dei lavoratori in qualche modo dovrebbe, su questo binario dovrebbe ripartire, insomma, con l'aiuto dei tecnici di parte, insomma, ecco, quindi un ruolo per medicina democratica a livello medico, per medicina democratica, ma direi per tutti coloro che partecipano a questo gruppo, quindi sia a livello medico che a livello psicologico, di psicologia del lavoro. E sarebbe davvero importante riprendere in mano la partita, magari insieme agli RLS, ai coordinamenti degli RLS, compresi gli RLS territoriali, come è stato giustamente detto prima da Marco. Ecco, quindi io la faccio proprio breve, direi, e poi tutto quello che ha già detto Marco, mi ritrovo d'accordo, sull'INAIL io lo ricostruirei da capo, perché l'INAIL è veramente un organismo burocratico che, così come è fatto, non funziona. Non è solo la questione delle malattie professionali, ma è anche come utilizzano il settore ispettivo, che è fatto da personale incompetente. Quando devono riconoscere una malattia professionale mandano gli ispettori nelle aziende, ma spesso questi ispettori sono soprattutto sullo stress, mobbing, burnout, sono del tutto impreparati. Quindi il trasferimento di tutta questa parte alle ASL, anche al di fuori dell'organo di vigilanza, per evitare dei conflitti di interessi, forse sarebbe un'ottima cosa. Basta, io mi fermo qui e lascio la parola agli altri. Va bene, adesso Paolo Mello e dopo di lui Antonella De Pasquale. Allora, buongiorno a tutti, non so se mi sentite, sì, se l'audio funziona. Allora, intanto buongiorno, io sono tecnico della prevenzione di Torino, quindi dello Spresal di Torino, e quindi volevo dare il mio contributo a questa riunione, che mi sembrava importante, un'ottima proposta, un'ottima iniziativa, che ho seguito direttamente prima in maniera informale, adesso un po' più nel dettaglio. Ho letto, ho ascoltato tutte le proposte che sono state fatte dall'INAIL, del medico competente, che condivido, anche sul discorso della dipendenza dai datori di lavoro, che costituisce un effettivo ostacolo
alla loro indipendenza e quindi soprattutto operatività in azienda, quindi molto spesso riscontriamo una difficoltà collaborativa come organo di vigilanza. Poi rapporti con gli RLS, con l'organo di vigilanza e via discorrendo, diciamo sostanzialmente un'adesione anche all'istituzione della Procura Nazionale sul Lavoro, che potrebbe essere interessante perché moltissime procure, io ho 30 anni di attività professionale, quindi ho iniziato a lavorare con le preture quando ancora le procure non c'erano e ricordo sia un aspetto disomogeneo e purtroppo anche una impreparazione di moltissimi procuratori sulla materia specifica che richiede nozioni e approfondimenti, anche se comunque Torino ha avuto modo di dare il suo contributo con il dottor Guarinieri. Vorrei aggiungere più che altro su, giusto perché i temi sono tanti, quindi io credo che ci debba essere poi una focalizzazione su alcuni prioritari, soprattutto in questo momento in cui c'è un discorso di Covid, di crisi economica, di difficoltà di ripartire nelle aziende. Ecco, l'accento che vorrei portare è quello degli organici di queste strutture dipartimentali, sia a Torino per quanto riguarda il SISP, con i grossi guai iniziali anche che sono venuti con la perdita di mail molto importante, quindi con grave danno alla popolazione, sia soprattutto all'Ispresa, dove la diminuzione del personale dovuta ai pensionamenti, dovuta alla mancanza attuazione di turnover, è veramente grande. Oggi siamo soggettivamente ad una incidenza di un tecnico della prevenzione su 61.000 abitanti, quindi parlo di Torino, quindi siamo 14 attivi sostanzialmente, con una difficoltà enorme a poter far fronte ad un bacino di utenza e a una pressione industriale di piccole e medie industrie notevole sul territorio. Quindi vorrei che ci fosse un'attenzione anche per quanto riguarda gli stanziamenti recenti del decreto rilancio, che ho letto, penso che anche voi abbiate avuto modo di, non dico sfogliarlo tutto perché è lunghissimo, però focalizzare l'aspetto che 3 miliardi e 250 milioni verranno stanziati e di questi 3 miliardi e 250 milioni destinati ai territori, soprattutto alla sanità, circa 430 milioni saranno di personale sanitario, che dovrebbero quindi essere anche indirizzati all'implementazione di questo personale sui territori che si è visto nei fatti, la carenza di quali si è visto nei fatti ha determinato tragedie in mani sia in Lombardia che anche in Piemonte. L'aspetto di implementazione del personale è unito anche a un raccordo con le altre istituzioni, altri organi di vigilanza, penso all'Ispettorato. Oggi l'Ispettorato accorpa sia INAIL che IMSS, quindi è illogico parlare ormai di organismi separati, ispettivi, perché gli organismi sono unici sulla carta, perché comunque non c'è stata una vera e propria omogeneizzazione. Anche loro stanno patendo notevolmente la contrazione degli organici. Vorrei ricordare che oggi l'INAIL ha sul territorio nazionale solo 220 tecnici destinati alla vigilanza, quello che loro definiscono tecnica, quindi quella che può interessarsi di ambienti di lavoro, quali cantieri, non in esclusiva ma in concomitanza con l'organo di vigilanza ufficiale che sono le ASL, e a fronte a livello nazionale i tecnici della prevenzione di 2.200 persone, che sono veramente poche se voi pensate alle competenze estese in tutti gli ambiti di lavoro pubblico e privato, e quindi effettivamente questi indici, questi rapporti di cui vi dicevo prima, uno su 62.000 persone circa di territorio, un tecnico della prevenzione, sono veramente pochi. Oggi il decreto di nascita parla di un'incidenza, per fare un esempio, minimale, ovviamente è un'altra categoria, un'altra esigenza territoriale, ma sugli infermieri si parla di 8 unità ogni 50.000 abitanti. Quindi ci sono queste cifre, ecco, queste cifre che possono fare riflettere e potrebbero diventare una proposta anche di rilancio, indicando, non lasciando libero intervento sugli organici da parte delle regioni, ma cercando di far sì che un indice magari nazionale anche per legge possa effettivamente incidere e possa far sì che l'assunzione del personale debba essere attuata, come effettivamente oggi non c'è, ma per tanti motivi
uno dei quali è ovviamente, io parlo sempre da tecnico, quindi uno dei quali è sicuramente anche la difficoltà di agire in strutture sanitarie oggi per noi al di fuori dei territori, e quindi non solo in strutture sanitarie ma anche in strutture produttive, che ovviamente costituisce un limite alla nostra operatività. E quindi io rifletterei anche su una proposta se non di formazione di un dipartimento sovrazonale, ecco, sovrazonale alle ASL, non solo limitato ad un territorio piccolo, perché ormai le aziende si spostano con facilità notevole, ma che abbia un respiro più ampio su base regionale. Ora ci sono alcune regioni che hanno un'ASL unica, io penso alla Sardegna per esempio, l'Umbria ha una frammentazione solo su due ASL, e quindi c'è una possibilità di intervento maggiore, ma altre ASL, altri territori, tipo per esempio la Lombardia, ma anche il Lazio e anche il Veneto, come anche il Piemonte, la frammentazione delle ASL e quindi dei dipartimenti di prevenzione e quindi la disomogeneità del loro intervento costituisce veramente un ostacolo sia per il dialogo con gli RLS e gli LSD, che è importantissimo. Sergio, bello. Senti, sto in videoconferenza. Sì. Togli il microfono da chi sta disturbando involontariamente. No, ma io faccio volentieri una pausa, non vorrei essere troppo lungo e annoiarvi. Però, il discorso è che, francamente, ritengo condivisibile le nove proposte che ho conteggiato, che Medicina dei Mercati vorrebbe portare avanti, sia con anche gli aspetti relativi a una revisione dell'Istituto dell'INAIL sulle malattie professionali. Su questo è il caso di aprire una piccola parentesi. Io soggettivamente ritengo, ma anche per esperienza professionale, che la gestione delle malattie professionali sia una partita molto complessa oggi nei dipartimenti, in cui non si riesce a raggiungere gli obiettivi della vigilanza del 5% delle aziende sul territorio nazionale. Io mi immagino anche dovendo gestire la grossa partita delle malattie professionali, che sono in crescita, sono notevoli ed è veramente il boom rispetto agli infortuni, quindi abbiamo veramente un aumento sostanziale, perché comunque la diffusione delle conoscenze ha permesso anche sia ai medici di base, di medicina generale, che anche ai lavoratori stessi di presentare denunce anche complesse e di un certo spessore, e che comunque richiedono però una grossa difficoltà sia da parte dei tecnici, dei medici che li seguono. Noi a Torino facciamo una parte relativa ai fattori di esposizione e riserviamo ovviamente la parte medica al medico del lavoro, e richiedono però risorse notevoli, risorse che oggi non ci sono. Quindi volendo attuare tutto questo bellissimo programma di 8-9 punti di cui si è detto, e soprattutto avere una presenza sul territorio dell'organo di vigilanza in raccordo al lavoro che viene effettuato dagli RLS e RLST, e anche in raccordo ai lavoratori, sia dal punto di vista prevenzionale che di formazione e informazione, la vedo difficile, complessa, con una ossatura di organico ad oggi veramente ridotta al lumicino, e io penso che Medicina Democratica dovrebbe maggiormente promuovere, ecco, partire da una riorganizzazione delle forze per poi dedicare queste forze a uno sviluppo dei temi di cui si è detto prima, tutti condivisibili, molti anche complessi. Immagino l'aspetto delle sostanze chimiche, cancerogene, teratogene e interferenti, ecco, che ovviamente è una partita molto, molto grossa, quindi il cambiare, il passare da un TLV a un azzeramento dei limiti comporta un notevole impegno da parte di tutti, della popolazione, insomma, una consapevolezza che non può che nascere da una maggiore informazione e formazione sul territorio, e per questo anche una maggiore diffusione di queste conoscenze. Ad oggi queste conoscenze, vorrei anche ribadire un altro punto, soprattutto le conoscenze dei servizi territoriali dipartimentali si stanno scemando, soprattutto in igiene industriale, in cui l'età media degli operatori è sui 50 anni circa, 48-50 anni, e il pensionamento di una grande parte di questi soggetti farà sì che poi
i nuovi ragazzi che arriveranno e intraprenderanno questo importante e efficace lavoro sul territorio perderanno quelle conoscenze essenziali che permettono una continuità di azione prevenzionale che diversamente non sarebbe possibile. Quindi il mio invito è a un'attenzione soprattutto ai fattori di organico, di personale, di raccordo con gli altri organi dello Stato preposti, una sinergia maggiore. Butto lì gli organismi oggi di coordinamento regionale non funzionano, io penso che sia questa una realtà, quindi non si riesce ad avere un coordinamento a livello regionale anche efficace, rapido, come dovrebbe essere. E questo è un grosso problema. Quindi un grosso problema che l'ispettorato appunto viaggi da solo e non abbia un collegamento diretto con gli organi di vigilanza delle AS. Un grosso problema anche che ci sia una sfida, una sorta di diaspora di questi organismi e non ci sia una sinergia in modo tale che si possa avere un'azione combinata coerente sul territorio e passatemi i termini, sicuramente anche più efficace. Vi ringrazio e rilascio la parola. Okay, grazie. Allora adesso Antonella De Pasquale, dopo Paola Sabatini. Allora, mi dispiace intervenire, sono anche un tecnico della prevenzione, abbiamo omogenizzato almeno questa prima parte dell'incontro, perché anche Gino è stato medico del lavoro nella ASL per tanto tempo. Io mi dispiace perché secondo me i lavoratori poi hanno la voce più importante, perché se non i lavoratori non ritornano al centro e non si investe la debolezza che il lavoratore ha nel mondo del lavoro, io credo che si possano fare tutti gli interventi anche sui tecnici della prevenzione, ma non cambierà niente. Per dirne una, d'accordissimo con quello che diceva il mio predecessore del fatto dell'omogeneizzazione sul territorio. Da noi hanno unificato, hanno fatto 3 ASL in Toscana, io sono della Toscana, però l'omogeneizzazione che si è avuto nel nostro territorio è stata un'omogeneizzazione al basso, non all'alto, quindi in cui appunto sono state premiate le situazioni e si è preso come modello le situazioni peggiori è diventato il capo di tutto il dipartimento la zona peggiore, dove c'erano più morti, infortuni e una vigilanza molto più soft, e quindi questa cosa qua mi spaventa. Nemmeno si potrà cambiare qualcosa se non si inverte quello che l'aziendalizzazione della sanità. Io non faccio sopralluoghi sul luogo lavoro, io faccio prodotti finiti, vengono chiamati prodotti finiti e vengo valutata in base al numero di prodotti finiti che faccio. Ovviamente i prodotti finiti non coinvolgono il fatto della 758, cioè se io faccio una procedura penale o no, per cui automaticamente i tecnici sono spinti a non fare procedure sanzionatorie penali, perché poi non arrivano a fare tutti i prodotti finiti che dovrebbero fare. Ecco, questo vi dico qual è l'impianto che è stato fatto in Regione Toscana, perché chiaramente mi leva del tempo tutta la procedura penale da seguire col 758, la prescrizione, la missione al pagamento, eccetera, eccetera. E quindi io credo che senza che siano i lavoratori e un movimento forte di lavoratori, sicuramente bisogna chiedere questi interventi, ma seconda cosa, quello che il Covid ci ha insegnato, secondo me, e che di cui non ho sentito, cioè, e che mi sembra mi preme ricordare, sono i morti che si sono avuti in sanità. L'INAIL conta al 21 aprile 98 denunce di infortunio per Covid nella sanità con esito mortale, cioè nel mese di marzo fino al 21 aprile. Ora, questo è un numero spaventoso e mi domando, non so come sia negli altri posti, ma le difficoltà
di un dipendente della ASL di andare a controllare la sicurezza nei luoghi di lavoro per gli altri dipendenti della ASL nell'ospedale, eccetera, eccetera. Ecco, ritengo che secondo me bisognerebbe anche un po' intervenire sul discorso dei controlli della sicurezza dei dipendenti del sistema sanitario pubblico, perché evidentemente c'è un conflitto se io vado a fare una multa al direttore della mia ASL, la cosa non è molto tranquilla. Ecco, quindi questo è una cosa che chiaramente questa cosa dovrebbe metterci in sull'INAIL. Però vorrei continuare a dire che nonostante che abbia ricevuto queste 98 denunce, ci dice poi nel primo trimestre del 2020 che gli infortuni sono diminuiti, non mettendo nella contabilità dei primi tre mesi di infortuni mortali i morti nella sanità, come se non esistessero, come se il riconoscimento fosse una cosa in più, per cui i morti sono diminuiti ovviamente per la diminuzione del lavoro che si è avuto a marzo, no? E quindi questo non viene contabilizzato. Ora, questo è un modo un po' di intendere questa narrazione che si è avuto degli angeli, eccetera. Secondo me va completamente respinta, degli angeli che, perché dice, se era necessario si fa, allora quando l'Italia sarà come, così come era necessario tenere l'acciaieria, allora si è potuto fare lo scudo penale, si poteva. Questo fatto della necessarietà per cui così crea un precedente che potrebbe essere esteso alle altre realtà in un momento come sarà poi il prossimo, sicuramente di crisi economica, cioè ancora maggiore di quella che già avevamo. Quindi questo è un altro punto che vi dico, che già i consulenti del lavoro chiedono uno scudo penale per il Covid, per i datori di lavoro che hanno fatto il protocollo. Ora, questa è una cavolata, perché se uno ha fatto le cose a modo non è che gli danno, che lo... cioè, prima deve essere riconosciuta la malattia professionale, cioè che il Covid l'ha preso in azienda tramite l'INAIL, poi deve essere riconosciuta la colposità, per cui chiedere lo scudo penale è assolutamente fuori luogo, ma siccome ci sono i precedenti si va a sgretolare l'impianto penale normativo che abbiamo in Italia. Poi vorrei anche parlare di tutte le problematiche di lavoro che stanno al di fuori dei nostri controlli come tecnici e proprio per questo motivo dei prodotti finiti, scusa, volevo aggiungere, da noi l'igiene industriale non si fa più, lo fa io a 4 anni fa, e poi si è smessa di farla perché mette troppo tempo. Le malattie professionali, le indagini di malattie professionali, facevo anche quelle, ma siccome sono quasi tutte legate al discorso della movimentazione manuale, dei movimenti ripetitivi, eccetera, sono indagini molto lunghe, perché bisogna lavorarci tanto per farle, e quindi dovendo coprire il territorio, come giustamente diceva, in di meno, questo tipo di indagini non si fanno più. E quindi questo chiaramente è vero degli organici, ma il discorso principale è anche un discorso culturale. Secondo me poi noi come tecnici, anche rispetto a questo gruppo di lavoro, dovremmo cercare di allargare un po' la partecipazione, magari vedere di fare anche... io conosco, ho mancato di chiamarlo, un tecnico di Roma che sicuramente avrebbe potuto partecipare a questo gruppo di lavoro, si potrebbe anche prevedere di fare un gruppo specifico. Ecco, voglio ritornare sull'INAIL. Secondo me la proposta dell'INAIL va benissimo, ma bisogna ampliarla, forse questo entra un po' con quello che intendeva dire Paolo Mello, perché i dipartimenti di prevenzione devono assumere delle funzioni
più importanti. Innanzitutto recuperare tutto ciò che veniva fatto di epidemiologia. Io penso che una volta ci fosse un settore di epidemiologia anche rispetto agli infortuni del lavoro, da noi non c'è più niente di tutto questo. Per cui queste statistiche che l'INAIL vuol sempre presentare bene dovrebbero avere gli infortuni dove sono accaduti, eccetera, dovrebbero anche indirizzare la nostra sia attività di ufficiale di polizia giudiziaria, ma anche un'attività amministrativa, diciamo, no? Un'attività di informazione o di quello che sia. Quindi, secondo me, oltre al riconoscimento delle malattie professionali, i dipartimenti di prevenzione dovrebbero avere una parte di epidemiologica che si occupa di epidemiologia, di studio dei dati, del territorio, di conoscenza del territorio, eccetera. E tra l'altro, secondo me, si dovrebbe ampliare anche la nostra attività su quei lavori che non risultano come lavori, cioè, e che sono sempre più diffusi. Io in questa fase, tutti i lavori appunto come il lavoro dei medici, che appunto non sembrano dei lavoratori, ma sono degli angeli, sono dei cosi, ma tutto il lavoro di cura, le badanti, che non rientrano assolutamente nel nostro campo di conoscenze, di lavoro, sono quelle tutto, anche io direi anche il lavoro sulla scorta di ciò che va dicendo anche il movimento delle donne molto forte oggi in Italia, e cioè tutto il lavoro di cura, anche casalingo, cioè la violenza sulle donne che in questo periodo di Covid si è molto accentuata, dovrebbe essere una cosa di cui la ASL, il Dipartimento di Prevenzione sul territorio, si occupa. Anche perché la famiglia diventa il luogo del lavoro riproduttivo. Ecco, secondo me bisognerebbe anche cominciare a parlare del fatto che il Dipartimento di Prevenzione dovrebbe anche occuparsi del lavoro di cura e riproduttivo. Le badanti, le donne di servizio, eccetera, che sono escluse praticamente dall'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, così come sono state escluse badanti e donne di servizio, da tutti i bonus che ci sono stati per i lavoratori che sono stati a casa. Ecco, tutto questo, noi non dovremmo fare lo stesso errore di intendere come lavoro solo il lavoro industriale e produttivo. Su questo io sto scrivendo, su alcune di queste cose che ho detto, sto scrivendo una cosa, invito tutti a scrivere, a dare dei contributi scritti anche a questo gruppo di lavoro. Ok, Paola Sabatini, poi Viviani Andrea. Ecco, mi sentite? Sì, ti sentiamo, vai. Allora, no, la prima cosa che voglio dire, l'ho mandata un pochino nel gruppo, no? Perché ho trovato il mio nome messo in questo gruppo, a affiancare Marco. Ora ringrazio, però io ora nell'intervento che avevo fatto il giorno dell'assemblea, in realtà il mio campo di intervento riguarda prevalentemente il settore del lavoro della sanità. Ora ho lavorato tanti anni in sanità e me ne occupo a livello sindacale. Penso che è importante, sicuramente, come hanno detto anche quegli altri interventi, che in questo gruppo ci sia una rappresentanza dei lavoratori e quindi anche i sindacati. Quindi non so se questo era un pochino l'obiettivo, però ecco, penso di non essere proprio adatta a avere questo ruolo un po' di affiancare Marco, mi sembra il carico qua alla fine è tutto su lui. Quindi magari chiederei che per questo gruppo ci fosse magari un'altra persona, al limite può essere anche un rappresentante anche del mio sindacato, posso sentire qualcuno del settore dell'industria, magari avevo anche contattato
qualcuno delle, sia delle ferrovie che della, dell'FLMU. Ora stasera non potevano partecipare perché c'è anche problemi di orari, di lavoro e degli impegni che sono in questo periodo. Comunque, visto che ora ho la parola, qualche spunto dagli interventi precedenti, magari lo dico lo stesso, perché comunque al gruppo mi interesserebbe partecipare, ma magari non in questo ruolo, diciamo, mi sembra di non essere tanto d'aiuto. Allora, il primo punto che volevo prendere in considerazione è quello che ha sollevato Paolo Mello, mi pare, che non conosco, comunque l'ho sentito volentieri, e anche l'Antonella, no? Il problema degli organici nelle aziende sanitarie. Allora, questo decreto rilancio, sì, ci sono questi, stanno insomma, hanno sbandierato questi 3.000 miliardi, così francamente io sento un po' di preoccupazione, perché andando un pochino a guardarlo, perlomeno per quello che riguarda la parte dei servizi territoriali, dove dicono, insomma, dove c'è scritto che ci sarà 1.256 miliardi, non mi ricordo esattamente la cifra, di soldi stanziati, e questi infermieri, come diceva Paolo, 8 infermieri ogni 50.000 abitanti. Poi se si va a vedere bene, questi 8 infermieri, si parla di infermieri assunti con contratti co-co-co anche in deroga alle leggi vigenti. E lo stesso per gli assistenti sociali, con contratti, gli infermieri con contratti a 35 ore settimanali, gli assistenti sociali a 20 ore settimanali. Allora, chiaramente io mi domando, un servizio che si pensa di potenziare con dei rapporti di lavoro precari, per me è un servizio che si vuole precario. Quindi in qualche modo, insomma, vorrei che ci si mettesse un po' l'attenzione su questo aspetto, perché invece c'è un grosso bisogno, come si diceva, in tutti i servizi della sanità, si è visto, diciamo, dall'emergenza, ma comunque, come dicevano loro, anche appunto nei servizi di prevenzione, in tutti i servizi della sanità manca il personale, e anche quel discorso che diceva Paolo dell'età media, perché quel pensionamento ritardato, diciamo, l'età media del personale è veramente alta anche nei reparti e nei servizi, no? Quindi ecco il discorso delle assunzioni e delle piante organiche in sostanza. Poi l'altro punto che ci si ritrova un po' quotidianamente, parlo sempre un po' nel settore della sanità, l'ha accennato Marco, appunto il discorso dell'obbligo della fedeltà aziendale, quindi questo secondo me è un altro degli obiettivi fondamentali su cui ci si dobbiamo attivare, perché va bene, dopo ho visto che parlerà Riccardo, quindi questa cosa la conosce molto meglio di me, ma comunque è una cosa che attraversa vari settori, anche in sanità è molto pesante, perché i lavoratori sono soggetti spesso a contestazioni disciplinari per non ottemperare, anche per cose semplici, perché ora si parla delle denunce, ma io, anche che ora appunto prevalentemente da quando sono in pensione faccio attività sindacale, mi trovo anche abbastanza spesso a dover difendere i lavoratori nelle commissioni di disciplina perché magari non hanno rispettato la procedura aziendale, e magari era anche una procedura, mi è capitato per esempio di dover difendere un lavoratore perché aveva fatto delle prestazioni in più a un utente, è un fisioterapista come che fa il lavoro che facevo io prima, perché lo riteneva necessario, ma siccome nella procedura dovevano essere 4 sedute e basta, lui ha avuto una contestazione disciplinare perché si era preso l'iniziativa di fare dei trattamenti in più nel servizio pubblico, naturalmente, perché secondo la sua valutazione questo paziente aveva bisogno di più cose. Quindi questo vuol dire, insomma, quello a cui i lavoratori della sanità sono ora soggetti. Quindi questo è un altro punto. Poi, punto, Marco ha parlato del MAC zero, no? Ecco, cioè rischio zero, questa è un'altra cosa che nel settore per esempio del lavoratore della sanità, ora io vedo molto pericoloso queste indennità che vengono contrattate anche da sindacati confederali con le regioni, certamente i lavoratori in questo periodo hanno lavorato tanto e anche con tanto rischio, quindi se gli dicono e gli danno dei soldi, figuriamoci, cioè non è che noi come sindacato si può dire non dare soldi ai lavoratori, però e quello che bisognerebbe dare un aumento di stipendio, non pagare il rischio. E anche nel prossimo, in questo decreto che è uscito ora, il decreto rilancio, hanno proprio addirittura convertito il punto precedente, che era quello del decreto Curitalia, che diceva, metteva dei fondi per gli straordinari che i lavoratori avrebbero fatto, questi fondi, è proprio modificato l'articolo, vengono messi invece per finanziare questa indennità di disagio, di rischio e così, insomma, ecco,
che io credo che su questo, insomma, noi essere chiari, il rischio non si paga, il rischio si elimina in tutti i settori e anche nella sanità. E poi un altro spunto è il discorso degli RLS, ecco, quello che si è visto in questo periodo in tutti i settori, io dico anche in quello dove c'ho l'osservatorio maggiore, è proprio uno svuotamento del ruolo dell'RLS, anche una burocratizzazione di questo ruolo. Credo che noi si debba rilanciare questo ruolo. Si era fatto anche a Firenze, si era provato anche a fare un corso insieme anche a Gino, a Marco Spezia, così anche proprio per dei corsi di formazione, no? Per gli RLS e per, anche per i lavoratori, perché anche in prima persona, che spesso non sono neanche coscienti i lavoratori dei rischi che corrono, perché i corsi che vengono fatti dalle aziende sono assolutamente insufficienti, secondo me, per formare bene delle persone. E quindi credo si potrebbe anche rilanciare questa cosa qui. Poi un altro punto, quello dello scudo penale, ecco, oggi ho sentito addirittura anche Confcooperative sta sostenendo il fatto che comunque bisogna depenalizzare l'infortunio, no? Quindi evidentemente sono preoccupati anche proprio dei lavoratori dell'RSA, visto che molti sono delle cooperative sociali, e quindi su quello chiaramente, anche su questo è un altro punto che secondo me bisogna fare battaglia. E poi quello che ha sollevato anche l'Antonella mi sembra importante, no? Appunto, visto il rischio dei lavoratori della sanità, chi controlla il controllore? Perché in questo caso sarebbe stessi lavoratori della sanità che dovrebbero, appunto i tecnici della prevenzione, che dovrebbero controllare il proprio datore di lavoro, no? E questa situazione è abbastanza ambigua e ha portato anche nel passato a diverse questioni. L'ultima che volevo accennare, però non so se è il caso qui, però comunque l'ultima è il discorso che se siamo a fare una nostra piattaforma, il discorso della prevenzione primaria, e quindi non lo so, mi sembra forse neanche un sogno, ma insomma di riportare le competenze, non so neanche se si può fare, perché visto che c'è stato il referendum, le competenze della tutela ambientale nel Servizio Sanitario Nazionale, perché le agenzie non possono essere dei servizi. Ecco, mi fermo qui e interrompo Claudio. Ok, Viviani Andrea e poi Fiorenzo, non so il cognome. Viviani, sei? Non vedo, non sento Viviani. Mi sentite ora? Sì, vai. Ok. Allora, mi chiamo Viviani Andrea, sono un pensionato di un'azienda informatica e abito a Codogno. E il punto di partenza dei problemi del coronavirus. E prima, gli interventi che ho sentito sono ovviamente specifici e molto tecnici, legati sostanzialmente alla problematica di tutela delle condizioni di salute all'interno della fabbrica e dei luoghi di lavoro, però per l'appunto strettamente connessi alle necessità operative all'interno delle attività produttive. Noi abbiamo affrontato, quando dico noi intendo lavoratori, pensionati, ma anche lavoratori attivi. Qualcuno diceva prima che è assolutamente necessario partire dai lavoratori per affrontare le difficoltà che ci sono rispetto a questa problematica che stiamo discutendo. Noi siamo partiti di fronte a una grave difficoltà che abbiamo incontrato quando la zona rossa dell'area di Codogno, che era arrivata ad avere il contagio zero, gli ultimi giorni di mantenimento della zona rossa il contagio era a zero, immediatamente dopo, perlomeno pochi giorni dopo l'apertura della zona, si sono ripresentati i contagi in modo significativo, e questo è continuato anche successivamente. Fondamentalmente questo è dipeso dal fatto che i lavoratori, prima bloccati nella zona rossa, all'apertura
tornando al lavoro in fabbrica o nei luoghi di lavoro, hanno prodotto, per così dire, il contagio di ritorno. E quindi abbiamo deciso di organizzarci per affrontare questo tema. In sostanza, facendo questa considerazione, le norme di tutela non possono, all'interno dei luoghi di lavoro non possono essere considerate norme di tutela distinte dalla condizione personale di ciascuno. E ogni lavoratore è contemporaneamente presente nei luoghi di lavoro e presente nel territorio. Tra l'altro, questo fatto determina la condizione di contagio e ritorno che abbiamo sperimentato, e dunque deve avere la possibilità di garantire una condizione di tutela dentro al luogo di lavoro e deve avere la possibilità di garantire la condizione di tutela all'esterno. Cioè, le due condizioni, i due bisogni devono essere connessi. Abbiamo quindi costituito un comitato, o meglio, abbiamo deciso di sviluppare un'azione operativa di questo genere, costituire innanzitutto un comitato cittadino, poi prendendo contatto con altri lavoratori, altri cittadini della zona rossa e poi a livello provinciale, stiamo lavorando per mettere a punto un comitato provinciale. Il lavoro che abbiamo fatto immediato è stato quello di garantire che la ripresa delle attività produttive, quindi il ritorno sul posto di lavoro dei lavoratori, fosse il meno rischioso possibile. Quindi il primo problema era garantire che il protocollo tra le parti sociali, che con l'ultimo decreto è diventato parte integrante del decreto stesso, fosse certamente applicato, fosse certamente rispettato. Perché era assolutamente evidente che se si sono prodotti contagi di ritorno nella nostra zona, questo dipendeva dal fatto che i contagi erano stati contratti sul luogo di lavoro. Certo, si può dire che anche con tutte le tutele e i protocolli di protezione possono esserci dei contagi comunque, però il fenomeno aveva assunto una proporzione, una consistenza assolutamente rilevante. Credo che questo si presenti anche adesso con le aperture più generalizzate e con specialmente le zone più critiche, Milano e Bergamo, e quindi il problema deve essere affrontato, insomma. Tra l'altro, noi abbiamo costruito un gruppo Facebook e abbiamo diffuso l'iniziativa in generale. Il risultato è stato che, per esempio, in una fabbrica della Magneti Marelli, adesso non mi ricordo esattamente, purtroppo sono un po' anziano, ho 74 anni, a memoria fa brutti scherzi, a Sulmona, la fabbrica, per applicare il protocollo previsto, o meglio, non essendo in grado di rispettare le condizioni del protocollo previsto negli spogliatoi, ha chiuso gli spogliatoi. E il comitato che, sulla scorta della nostra esperienza, si era formato lì, ha contestato il fatto. C'è stato l'intervento della prefettura, l'intervento dei NAS, la fabbrica è stata bloccata e sono state ricostituite le condizioni di protezione previste. Quindi noi abbiamo avviato questa iniziativa nei confronti dei sindaci, nei confronti della provincia e nei confronti della prefettura, sostenendo questa tesi che, essendo che il contagio di ritorno dai luoghi di lavoro, tra l'altro nel caso in cui si verifichi una certificazione di tipo formale del contagio, ovviamente il diritto alla tutela scatta automaticamente. Quindi noi abbiamo detto: vogliamo assolutamente che siano effettuati i controlli, tra l'altro previsti dal decreto, o tramite l'ispettorato del lavoro, o tramite la polizia locale, o tramite la polizia, o tramite i carabinieri, o addirittura tramite l'esercito, così dice il decreto. Devono essere effettuati tutti i controlli del caso, e quindi il sindaco e le autorità corrispondenti, le ASL, eccetera, devono mettere in campo un'azione di verifica del rispetto delle indicazioni di protocollo.
Oltre a questo, cioè, siccome questo intervento non può che essere contingente, legato cioè all'emergenza, a parte che il fatto che l'emergenza durerà a lungo, credo proprio, spero di no, ma dubito che si risolveranno i problemi nel breve periodo, questa attività di controllo deve assolutamente essere sostenuta e sviluppata. Quindi noi pensiamo che si debba mandare avanti l'estensione di questa esperienza, cioè in modo tale da avere dei comitati provinciali che perlomeno nelle zone più critiche, ma comunque in generale portare avanti questa iniziativa. Naturalmente l'iniziativa ha un limite che ha come riferimento le determinazioni di protocollo integrate dentro al decreto e sono legate queste alla eccezionalità del quadro. Per cui abbiamo affrontato il problema dell'aggiornamento del documento di valutazione del rischio e dell'aggiornamento delle relative protezioni. In pratica chiedendo esplicitamente alle autorità competenti che si proceda a questo aggiornamento. Aggiornamento tra l'altro che l'81 prevede come obbligatorio date certe condizioni. Qui ci possono essere delle contestazioni al riguardo, ma in ogni caso la richiesta e la pretesa che questo avvenga diventa un elemento rivendicativo che non riguarda solo l'emergenza, quindi l'applicazione del protocollo stesso, ma riguarda una procedura che impone all'azienda di affrontare la questione in modo stabile, in modo definitivo, per l'appunto con l'aggiornamento del DVR, quindi sia riguardo alla fase attuale che in prospettiva. E ci siamo posti anche il problema del rapporto tra la condizione di lavoratore che si trova ad essere immediatamente con bisogni di sanità specifici regolati dall'81 in fabbrica, o perlomeno di sanità legate ai rischi esistenti, e una condizione di cittadino fuori fabbrica e quindi la necessità di connettere questi due livelli. Un terreno di pratica possibile al riguardo è che, specialmente per le piccole aziende o per le realtà territoriali dove non è possibile un'azione di controllo diretto a livello di luogo di lavoro, il livello territoriale non sia oggetto di iniziativa soltanto dei soggetti indicati dall'81, ma ci sia la partecipazione, naturalmente questo riguarda gli aggiornamenti delle norme vigenti, ma comunque ci sia una partecipazione del territorio, ovvero l'affermazione della logica secondo la quale la condizione di salute nei luoghi di lavoro e la condizione di salute all'esterno non possono essere disgiunte, non possono essere separate, considerate fenomeni assolutamente non relati. Tra l'altro il Covid supera nei fatti questa condizione, perché per l'appunto con i contagi del ritorno si danneggiano le condizioni di salute di tutti, sia che uno si trovi nel luogo di lavoro sia all'esterno. E siccome avevamo già avviato qualche iniziativa riguardo ai problemi che abbiamo nel nostro territorio, perché ovviamente la crisi Covid ha fatto saltare il sistema socio-sanitario territoriale, particolarmente da noi ha fatto saltare gli ospedali, tutte le attività degli ospedali sono state concentrate nell'unico ospedale di Lodi, ha fatto saltare l'attività dei medici di famiglia, cioè sono inutile che stia a spiegare cosa Arcinotte, e quindi ci siamo posti il problema di connettere, di collegare la battaglia immediata, che poi è immediata fino a un certo punto, che andrebbe estesa e mantenuta attiva fino all'esistenza dell'emergenza attuale, comunque il collegamento alla battaglia immediata con la costruzione di una piattaforma territoriale, prima di tutto di tutela perlomeno delle condizioni sociosanitarie esistenti, perché da noi letteralmente ci potremmo trovare senza due ospedali che sono già stati massacrati prima e che adesso hanno perso l'emergenza urgenza a Codogno, il pronto soccorso a Codogno
e molte altre attività nell'ospedale di Casal Posterlengo, eccetera. Quindi, almeno ripristinare, parlo degli ospedali, ma poi lo stesso discorso si può fare rispetto ai medici di famiglia, o meglio, di medicina generale, eccetera, eccetera. Insomma, le RSA e compagnia briscola. Quindi questa emergenza affrontata e dentro questa emergenza tentare di costruire una piattaforma rivendicativa che da un lato garantisca il minimo di mantenimento e poi le trasformazioni che sono assolutamente indispensabili dal punto di vista delle condizioni di salute sul territorio. Quindi abbiamo prodotto questo lavoro che integra assieme, cioè nel nostro comitato di cittadini, i cittadini sono contemporaneamente lavoratori e cittadini, e sono contemporaneamente cittadini lavoratori e cittadini non lavoratori, cittadini pensionati, cittadini casalinghe, eccetera, eccetera, in modo tale da introdurre il criterio che il diritto alla salute e le procedure che lo garantiscono debbano connettersi. Naturalmente questa è una rivendicazione per il momento che ha rilievo e carattere politico e che tra l'altro, se connessa alle proposte di modificazione delle leggi attuali, delle norme attuali che sono state oggetto degli interventi precedenti, se appunto la mobilitazione dei cittadini lavoratori e dei cittadini non lavoratori si collega a le rivendicazioni perlomeno difensive delle condizioni minime esistenti, a una piattaforma generale come quella che diciamo, Democratica sta mettendo a punto anche con le altre commissioni. Se appunto queste battaglie si collegano assieme, le condizioni di forza di tutti aumentano. Noi per esempio abbiamo aperto anche un confronto con le organizzazioni sindacali locali, invero con la CGIL, perché altre organizzazioni non ce n'è, o meglio, CISL e UIL ci sono formalmente, ma non hanno nessun ricapito, nessun riferimento territoriale, l'unico riferimento territoriale è la CGIL. Comunque appunto abbiamo aperto un'interlocuzione anche col sindacato, in modo tale che questa situazione critica, che vede i cittadini, i cittadini lavoratori e non lavoratori, particolarmente sensibili al problema. Cioè, voglio dire, noi abbiamo avuto situazioni pazzesche, per esempio nel comune di Castiglione d'Adda, in un bar, quello frequentato dal contagiato numero 0, numero 1, che dir si voglia, sono morte 17 persone. Quindi la situazione era veramente pesante, pesantissima, e quindi la sensibilità è cresciuta in modo straordinario ed è possibile a partire da qua produrre una mobilitazione che connette assieme tutte le rivendicazioni, quelle di emergenza, quelle di tutela immediata, quelle di garanzia di una condizione minima, del mantenimento almeno della condizione minima attuale di servizi sociosanitari territoriali, quelle di riforme sia di livello regionale che di livello nazionale. Perché se si produce questo lavoro, ho finito, diventa possibile connettere assieme le particolari battaglie, comprese quelle che sono state, o gli obiettivi che sono stati indicati dagli interventi precedenti. Ho finito. Ok, ti ringrazio. Se poi avete dei documenti, mandateceli. Certo, certo. Allora, adesso Fiorenzo Campagnolo e poi Enrico Bosani. Sì, ciao a tutti, sono Fiorenzo, lavoro in fabbrica, metalmeccanico, in quella che si chiamava La Gusta, adesso è Leonardo, divisione elicotteri. Sono a Cascina Cossa, San Marate, provincia di Varese, e niente, vi racconto un po' la mia esperienza e poi quello che penso io, diciamo, che si dovrebbe fare per cercare di migliorare la situazione. Niente, da me praticamente da febbraio, da quando è venuto fuori questo problema del virus, ci sono state delle riunioni consecutive che esponevano, diciamo, la richiesta di come si poteva intervenire per cercare di limitare il contagio e quant'altro. Ovviamente l'azienda cercava di minimizzare, invece le nostre richieste, diciamo, anche nello scetticismo, perché effettivamente in quel periodo era un po' una situazione surreale, perché guardavamo quello che succedeva in Cina, ma diciamo nessuno si aspettava quello che sarebbe poi successo anche da noi.
però comunque di fronte a un rischio di potenziale contagio le proposte sono state avanzate, fatte, ma si trovava sempre il muro da parte dell'azienda che non voleva assolutamente fare interventi e diciamo spendere soldi o comunque modificare la routine o l'attività lavorativa per far fronte a questa emergenza che non c'era, insomma. E quindi facevamo due o tre riunioni alla settimana su questo argomento e su altri, e quando avanzavamo le richieste, noi le risposte erano sempre non ci compete, non decidiamo noi, dobbiamo chiedere, non è un problema legato all'attività lavorativa. Ecco, questa cosa lo dicono anche adesso, che il virus non c'entra niente col lavoro e quindi non hanno vincoli normativi per prevenire il rischio verso i lavoratori, no? Come se la legge 81 non riguardasse il virus, no? Era una cosa che non c'entrava niente col lavoro e quindi non erano tenuti a intervenire, no? Poi fortunatamente, e dico fortunatamente perché ovviamente si doveva fare anche senza, c'è stato il famoso protocollo del 14 marzo, che era domenica, e conseguentemente al protocollo della nazionale col decreto ministeriale c'è stato l'accordo con Finfionwim e quindi l'azienda è stata costretta alla fine a intervenire e quindi ha sospeso le attività dal 16 marzo, ci ha lasciato tutti a casa per una settimana. E da lì in poi, pian pianino, si è dovuta rimboccare le maniche e ha cominciato, diciamo così, a sanificare gli ambienti, a fare le separazioni, a dividere i lavoratori, a predisporre effettivamente quello che prevedeva la normativa e il successivo accordo. Poi, vabbè, ci sono state tutta una serie di modifiche, cioè la cosa, poi gli accordi si sono susseguiti uno dietro l'altro e l'azienda faceva fatica, diciamo così, a modificare quello che aveva appena impostato, no? Noi facevamo anche lì due o tre riunioni alla settimana e ovviamente nelle riunioni si doveva mettere davanti la tutela dei lavoratori, l'azienda invece metteva sempre davanti il risparmio e il fatto di lavorare il meno possibile pur rispettando per quanto era possibile, diciamo così, senza spendere più di tanto, rispettando le regole stabilite dagli accordi. Fortunatamente da noi non ci sono stati contagi, quindi tutto sommato ci è andata anche, diciamo così, di culo, e adesso la situazione comincia un po' a rientrare e si sta comunque ripristinando l'attività tradizionale. Ovviamente anche adesso non è che è cambiato il modo di comportarsi dell'azienda, anche adesso nonostante l'ultima modifica dell'accordo fatto che ha richiesto alle aziende altri interventi, l'azienda ha difficoltà a modificare quello che lei ha impostato perché vuol dire spendere soldi, vuol dire fare interventi, limitare l'attività lavorativa eccetera eccetera, modificare la produzione eccetera. Poi il discorso dei prefetti, chi è che doveva intervenire? I prefetti, mi pare, no? Che dovevano dare nulla osta. C'è stata una polemica perché praticamente hanno dato nulla osta a tutti. Noi abbiamo tentato di bloccare questo nulla osta, ma non c'è stato verso, insomma. Il prefetto ci ha dichiarato un'azienda strategica e quindi ci ha consentito tranquillamente di svolgere l'attività. Poi c'è stato il secondo passaggio, cioè che era silenzio assenso, le aziende dovevano semplicemente inviare al prefetto la richiesta di aprire e col silenzio assenso potevano aprire, no? Cioè una cosa veramente che secondo me non ha avuto proprio molto, molto senso. Io vorrei capire che ruolo hanno avuto questi prefetti perché hanno praticamente lasciato aprire tutti indistintamente, no? Poi, passato questa vicenda qui del prefetto, abbiamo comunque dovuto riaprire e l'attività è ripresa. Ovviamente è ripresa in che modo? Tutta l'attività riferita alle macchine utensili ha ripreso a pieno ritmo, si fa per dire. Tutta l'attività impiegatizia invece ha cominciato a fare lo smart working e quindi hanno mandato a casa i lavoratori, partendo dai dirigenti, dai responsabili, dai vari capi, e pian pianino a scalare fino ai semplici impiegati, man mano che arrivavano i PC, venivamo mandati a casa a lavorare da casa, senza
diciamo così, disposizioni lavorative a casa, perché c'era l'indicazione di farli lavorare a casa e quindi ci mandavano a casa. Ovviamente anche dal punto di vista sindacale è stato un problema, perché io dal 1° aprile mi hanno mandato a casa col computer, però io dovevo intervenire in azienda e ho dovuto litigare con i miei responsabili, con il personale, perché ovviamente io dovevo starmene a casa e non dovevo venire in azienda. Però sono delegato sindacale RLS, quindi dovevo entrare in azienda. Io me ne sono sbattuto le balle, andavo in azienda, entravo dentro, facevo quello che dovevo fare e facevo i miei interventi, perché poi dovevo anche verificare tutte le sanificazioni, dovevo fare tutte le verifiche, perché ero stato inserito nel famoso comitato di verifica previsto dalle procedure, e quindi mi dovevo smazzare tutti i luoghi di lavoro a guardare, verificare, e poi fare i resoconti, le richieste di modifiche, di miglioramento, tutto quello che andava fatto nelle varie riunioni che periodicamente vengono fatte, erano state fatte. Traendo un po' le conclusioni, nella mia azienda alla fine hanno messo in smart working circa 20.000 dipendenti, invece 10.000 sono rimasti a lavorare in azienda, che è la parte operaia sostanzialmente. L'attività in azienda è stata fatta a turni, senza sovrapporre i turni, nel limite del possibile, ovviamente, perché ancora adesso non è possibile. Ovviamente è tutto un discorso di risparmio economico, perché tutto è possibile, ok? Anche il discorso della mensa, degli spogliatoi, hanno tolto tutto, quando invece in realtà negli accordi si diceva che andavano messi a disposizione sanificati, puliti, eccetera, eccetera. Non è che andavano tolti, andavano messi a disposizione dei lavoratori con determinate regole. Ma siccome il lavoratore, per andare a cambiarsi, a fare la doccia, ci metteva troppo tempo, hanno fatto prima togliere gli spogliatoi, togliere le docce, e quindi se ne vanno a casa zozzi, lerci, sudati, e in silenzio, perché ovviamente, nonostante tutte le nostre richieste, non c'è verso di consentire ai lavoratori di andare negli spogliatoi. La mensa è quasi uguale, perché la mensa è stata praticamente chiusa, hanno fatto solo dopo, però, perché fino a che non c'è stato il famoso accordo del 14 marzo, per il discorso della gestione della mensa c'era da litigare tutti i giorni, perché nessuno metteva le mascherine, nessuno metteva i guanti, non c'erano sanificanti, la gente andava lì, prendeva le cose, parlava sulle robe da mangiare, sulle posate, tu andavi a esporre le problematiche, ti ridevano in faccia. Dopodiché cosa hanno fatto? Hanno chiuso la mensa, no? Tutto quello che noi avevamo detto in modo preventivo il mese prima, no? Hanno bloccato tutto e chiuso, perché era chiaro che non era possibile, diciamo così, mantenere aperta la linea della mensa con la situazione che c'era. Adesso pian pianino ci si è un attimino adeguati, hanno le mascherine, ce le hanno tutti, i guanti hanno messo sanificati. Certo, dopo, una volta che sono stati obbligati, una volta che sono stati fatti gli interventi, eccetera, li hanno fatti. Poi, anche lì, il personale diretto hanno avuto un trattamento, tutto il personale non diretto, le cooperative, la logistica, il personale delle pulizie, gli addetti alla mensa, c'è stato un altro modo di trattarli, perché l'azienda considerava personale privilegiato i dipendenti diretti. Noi a Cascina Costa siamo 2.300 lavoratori dipendenti della Leonardo e circa 700-800 non dipendenti. Tutti quelli non dipendenti l'azienda non gli interessava, perché non era compito loro tutelarli, no? E allora cosa succedeva? Non so se vi ricordate, all'inizio tutti i lavoratori non dipendenti dovevano certificare che non erano ammalati, che non provenivano dalle zone a rischio, lasciare certificato dalle guardie, entrare in azienda, no? Io questa cosa l'ho contestata subito. Prima cosa, perché erano dati personali che non potevano essere dichiarati così, ci voleva il nulla osta del lavoratore, come tutti i dati personali sensibili, e l'azienda negava che fosse necessario. Dopodiché, quando chiedevo se c'era stata una verifica su quanti lavoratori avessero compilato, quanti lavoratori fossero stati trovati, diciamo così, con la temperatura, che la risposta era: non lo sappiamo, non è compito nostro. Ma come? Lavorano di fianco a noi, insieme a noi, come non è compito vostro? Se si ammalano loro, noi ci ammaliamo anche noi. Che ragionamento che non stava proprio né in cielo né in terra, insomma, questa è stata un po' una
se la si guarda un po' indietro, io comunque ho tutti i resoconti, tutte le mail, ho tutto quanto, insomma, quindi ogni tanto mi diverto a fare i resoconti perché poi la cosa è veramente fantoziana, no? Alcune situazioni quando le vai a dire ti guardano come se non fossero reali, no? Invece sono reali e come, no? Vabbè, questa è stata un po' la vicenda all'interno dell'azienda. Da un certo punto di vista ci è andata bene, perché comunque bene o male c'è stata l'attività, e poi anche i sindacati confederali hanno fatto la loro parte, perché grazie a questi accordi anche all'interno della Leonardo hanno stabilito delle possibilità di assentarsi, e quindi i lavoratori che volevano stare a casa, perché ovviamente c'erano gli operai che erano comandati a lavorare, ma tutto sommato con questi accordi sindacali chi voleva stare a casa poteva farlo, coperto con dei permessi, diciamo, che erano stati fatti ad hoc. E quindi tutto sommato, anche da questo punto di vista, non si può dire niente. Certo che secondo me non era necessario arrivare a certi termini, si doveva intervenire senza bisogno di fare questi accordi, perché comunque la legge 81 tutela tutti i lavoratori, a prescindere da ulteriori accordi e ulteriori interventi. Quindi questa cosa andava fatta, poi ognuno ha fatto la sua parte. Certo che quello che ho dovuto fare io, e praticamente ero l'unico tra tutti i delegati, noi siamo 25 RSU e 6 RLS, ero l'unico che si prendeva gli accordi, le leggi, se le leggeva, se le studiava, poi quando si faceva le riunioni si chiedeva all'azienda come venivano recepiti questi accordi, e nemmeno l'azienda li aveva letti, oltre ai miei colleghi RLS ed RSU, no? Che li aveva scritti e firmati, tra l'altro. L'azienda mi cadeva dal pero e mi diceva: non li abbiamo letti, però noi siamo già a posto. No, ma ancora ho fatto la riunione 2 giorni fa, e ancora 2 giorni fa l'ultimo accordo è stato fatto il 10 maggio, se non ricordo male, non avevano ancora letto l'ultima procedura, le ultime indicazioni da applicare. Adesso c'è tutta la discussione sul tampone, gli esami serologici, molti lavoratori sono costretti a lavorare stretto contatto tra di loro, non hanno intenzione di fare i tamponi, di fare nulla, perché hanno paura. C'è il medico competente che è terrorizzato dalla responsabilità penale che ha, terrorizzato, non si muove, continua a chiedere alla direzione, continua a chiedere alla TS, continua a chiedere alle strutture esterne cosa deve fare, e quindi questa situazione qua è un po', diciamo, di blocco, no? Comunque devono intervenire, e io sono andato anche a parlarci perché mi ha chiamato più volte nell'ufficio, mi ha detto che ha difficoltà a intervenire perché le indicazioni di legge si contraddicono, la Regione Lombardia dice una cosa, i decreti ministeriali dicono altro, poi esce l'INAIL con i suoi decreti che dice tutt'altra situazione, ancora smentisce l'ATS, cioè c'è tutta una situazione di leggi, controleggi, consigli, controconsigli che si contraddicono su molte questioni, dalle mascherine, ad esempio dico una cosa stupida, no? Sul discorso delle mascherine c'è stata una polemica assurda, perché le aziende avevano le mascherine, quelle che usavano per l'attività lavorativa, no? Che impediscono al lavoratore di assimilare le varie sostanze, no? Però impediscono in entrata, non in uscita. In uscita il lavoratore respira e mette le sostanze dalla bocca, no? Cosa succede? A un certo punto davano in giro tutte quelle, e la gente andava in giro con queste mascherine, questi filtri, che non avevano un'utilità, cioè tutelavano loro mentre respiravano, sempre ammesso che erano quelle, diciamo, sanitarie, ma non lo erano, ma non in emissione della respirazione. E quindi anche lì tutto un discorso di discussioni, perché non andavano distribuite quelle mascherine lì, e ancora adesso c'è quella discussione lì sulle mascherine, perché sulle mascherine c'è un putiferio di indicazioni, controindicazioni, quella chirurgica, le FFP2, le FFP3, quelle col filtro, senza filtro, c'è un minestrone di, diciamo, noi abbiamo quelle che servono per l'attività lavorativa, che non sono mascherine sanitarie o per prevenzione virus, sono quelle con filtri e carboni attivi, eccetera, eccetera, che vengono tranquillamente ancora ad oggi distribuite, e anche l'RSVP e il medico competente non ne capiscono una beata mazza, perché io gli vado a dire: guardate che non sono quelle, non potete dire che vanno bene, perché i lavoratori ci vanno in giro con quelle e non vanno bene, no? E loro mi dicono: ma sei sicuro? Ma come sei sicuro? Ma mi tocca io andare a portargli tutta la storia dei decreti dove si arrivava alle mascherine. Poi
sulla sanificazione, mi sono preso la storia dei decreti sulla sanificazione e sono ancora in vigore i decreti sulla sanificazione che parlano di sanificare gli ambienti in assenza di virus, perché sono ancora in vigore i decreti che dicono ad oggi in Italia non c'è ancora la presenza del virus, cioè siamo non li hanno ancora annullati o modificati, cioè siamo proprio alla paranoia, no? Però purtroppo quelli ci sono. Ok, ho capito la... Allora, volevo un po' raccontare la vicenda, insomma. Allora, qual è il mio consiglio, diciamo, per il futuro? Prima cosa i luoghi di lavoro, perché qua, come vi ho detto, l'azienda ha mandato 20.000 lavoratori smart working. E cosa ha scoperto? Che i lavoratori lavorano di più a casa. Io ho compreso, perché sono qua davanti a sto cazzo di computer 10 ore al giorno, no? E un po' mi gratto le ascelle ovunque riesco a grattarmi, ma dopo mi tocca lavorare, perché sennò mi addormento. E finisce che lavoro di più. Io ho sentito i miei colleghi che dicono che stanno lavorando di più rispetto a quello che facevano in azienda. E anche i responsabili confermano questa cosa qui. Quindi i luoghi di lavoro, da qui in avanti, secondo me, avranno un po' meno senso. Ecco, questo è il primo punto che dico. Occhio che i luoghi di lavoro vuol dire non c'è aria condizionata, non vanno puliti, eccetera, eccetera. E poi c'è tutto quello che gli va dietro, cioè la mensa, una cosa stupidina, la mensa, che non ha più senso neanche la mensa, perché se noi siamo lì in 2300, adesso in azienda ci sono 500 lavoratori, la mensa faceva giornalmente 1500 pasti al giorno su 2500 lavoratori, adesso ne fa 300. E quindi voglio dire, anche il personale della mensa le mandano a casa a tre quarti del personale. Anche la mensa, diciamo, tutto quello che è legato potrebbe diventare un problema, perché se l'azienda si fa la bocca buona con questo smart work, ma smart work secondo me nei posti di lavoro, insomma, sarà difficile dire che vengono mantenuti niente, perché l'azienda fa i suoi interessi, e sono gli interessi economici per guadagnare di più risparmiando, e in questa situazione lo fa, perché la gente lavora e l'azienda non spende. Poi ovviamente siamo accampati, perché le sedie sono quella di casa mia, di ferro, con 8 cuscini, sono su un tavolino in sala con la tele accesa, perché i figli devono vedere la tele, la linea è la mia, quando si collega la figlia per studiare va a dare play, eccetera, eccetera. Vabbè, detto ciò, quindi bisognerà pensare anche a questo, no? Perché purtroppo questa situazione ha fatto capire a molti datori di lavoro che c'è un modo di lavorare diverso rispetto a quello fatto finora. Per quanto riguarda la nostra attività come RLS, la difficoltà che ho avuto io sono, prima cosa, nelle ore, perché io ho come sindacato di base, no? Non firmando accordi, no? Ho diritto alle ore, diciamo, previste dallo statuto, che sono 8 ore al mese come RSU. E poi quelle previste dalla legge 81, che la legge dice che non devo avere, diciamo, problemi per fare la mia attività, ma poi i metalmeccanici questa disposizione normativa l'hanno trasformata in 74 ore all'anno di permessi per fare attività come RLS. 74 ore all'anno sono 6 ore e mezza al mese. Io con 6 ore e mezzo di RLS e 8 ore di RSU non ci faccio assolutamente nulla. Solo il fatto di studiarmi i documenti, intervenire, eccetera, eccetera, cioè questa cosa qui è la prima cosa che va modificata. La seconda cosa, ovviamente, è il ruolo dell'APS, dell'INAIL, eccetera, eccetera, perché l'APS, quando ogni volta che la chiamo, la prima cosa che fa, contatta l'azienda e si mette d'accordo con lei su come intervenire. E dopo ci devo pure litigare con i tecnici dell'APS che vengono qua a parlare con me dopo che si è già messo d'accordo con l'azienda. E quindi questa cosa qui, secondo me, cioè, fa un po' acqua, no? È una cosa che è un po' da rivedere. La terza cosa è che tutto quello che noi denunciamo come ambiente di lavoro, diciamo, l'azienda con le autocertificazioni lo smentisce, perché la legge 81 prevede che sia l'azienda a fare le autocertificazioni sugli ambienti di lavoro. E quindi cosa fa? Manda all'ATS, che va tutto bene, tutti i dati all'interno delle norme, e quindi l'ATS mi chiama e mi dice: guarda che è tutto a posto, l'azienda ci ha mandato tutte le procedure. E io ho parlato anche con i tecnici aziendali, no? Perché l'ufficio prevenzione e protezione,
ovviamente a furia di litigarci, sono ormai 20 anni che ci litigo, me lo dice chiaramente: se tu fai esposti, noi dimostriamo che va sempre tutto bene, se invece tu collabori, le cose si cerca di sistemarli. E quindi mi era detto chiaro che loro le cose le modificano ad hoc, è chiaro il concetto, no? E quindi non ci girano neanche intorno, perché tanto l'ATS non ha gli strumenti, le risorse, il personale per smentire alcunché. E quindi tutto quello che gli manda l'azienda per lei va bene e basta, tanto ne risponde l'azienda, fine comunicato. Quindi tutto quello che faccio io di esposti sugli ambienti di lavoro viene puntualmente smentito dai certificati aziendali. La terza questione, la preparazione ovviamente, perché gli RLS, i corsi che ci fanno, va bene, sono corsi di aggiornamento che ci danno indicazioni sulle modifiche della legge 81, però quando poi viene fuori il problema, le leggi me le devo smazzare tutte. Quindi negli ultimi anni sono venute fuori il problema di radioprotezione, quindi radiazioni ionizzanti, problemi dei cianuri, problemi del monossido di carbonio, è arrivata la legionella, adesso hanno scoperto il radon, abbiamo appena finito un'invasione di zecche, no? Tutti questi problemi ho dovuto far intervenire l'ASL perché l'azienda non voleva spendere un centesimo e quindi abbiamo fatto 2 mesi a averci le zecche attaccate al culo e non pulivano per terra, perché se pulivano dove c'erano le zecche si ossidavano i pezzi e si ossidavano gli utensili, allora mettevano il disinfettante per terra e le zecche continuavano a prolificare sui banchi di lavoro e sugli attrezzi, no? Quando ho chiamato il tecnico dell'ASL, l'azienda se l'è preso, no? Gli ha spiegato e noi abbiamo sanificato per terra, e questo qui mi spiegava a me che l'azienda aveva fatto tutti i lavori fatti bene, e ho detto: mi prende per il culo. E ho dovuto litigarci anche con questo. Quindi io direi: si prende in mano la legge 81, la si ribalta, anche perché la legge 81 ormai è una cosa mostruosa, sono 850 pagine, 45 allegati eccetera eccetera, però va, per me riscrivere una roba del genere, non so come siamo messi ragazzi a riscrivere la G81, secondo me va presa i vari capitoli e diciamo riadattati, ecco, più che ribaltata tutto da capo. E poi niente, le varie funzioni dell'INAIL, l'ufficio provinciale del lavoro, che anche lì non ha risorse, non ha personale, ci ha chiamato più volte dicendo che purtroppo non gli pagano gli straordinari, non gli pagano la benzina, la Leonardo è l'azienda migliore che c'è al mondo e hanno difficoltà a intervenire. Scusa Fiorenzo. Finito. Finito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e buona giornata a tutti. Ciao. Va bene. Allora, adesso Enrico Busani e poi Riccardo Antonini. Sì, ciao a tutte e tutte. Cercherò di essere molto più breve negli interventi precedenti, anche perché vista l'ora diventa complicato poi. Abbiamo tutti i problemi di orario. Io sono Bosani Enrico, sono un RLS della città metropolitana di Milano e la situazione che abbiamo avuto noi, come quella di chi mi ha preceduto, è stata complicata. Complicata perché ci siamo trovati all'inizio con tutto questo problema che è esploso. La città metropolitana, che immediatamente i primi di marzo ha chiuso, ha mandato tutti i smart working a casa, con tutti i problemi che sono rimasti sulle spalle di un paio di dirigenti, gli RLS e l'RSPP. Noi abbiamo affrontato abbastanza bene la situazione perché siamo un ente pubblico, quindi uno dei pochi posti in Italia dove vengono ancora garantiti i diritti dei lavoratori di chi lavora. Ma malgrado tutto ti sei scontrato con una macchina amministrativa che metteva tutto sul fronte della spesa di chi compra, di come faccio a comprare, di come faccio a prendere le cose. Superato questo problema, ci siamo trovati di fronte alla questione del rientro, perché noi abbiamo come termine per il rientro di tutte le lavoratrici e lavoratrici 31 di luglio, ma in realtà qualcuno sta già cominciando a rientrare e quindi c'è tutta la problematica relativa all'applicazione della nostra azienda, del nostro posto di lavoro, del protocollo condiviso a livello nazionale tra le parti sociali e il governo. E qua c'è esplosa tutta la questione in mano. Ad esempio abbiamo messo sul tavolo come RLS la necessità di modificare anche DVR, la risposta immediata è stata: non se ne parla nemmeno, perché questo è un problema collettivo e non del lavoratore, quindi non vanno modificati i DVR. Dopo un paio di
dopo un paio di questioni, un paio di tavoli abbastanza burrascosi, siamo riusciti ad ottenere che il protocollo che stiamo mettendo in piedi diventi parte integrante della, dei DVR, anche se non verranno modificati veramente i DVR. Quindi questo è uno dei problemi che abbiamo di fronte. L'altro problema che ci siamo trovati davanti come RLS è quello che è stato ben esemplificato anche prima da chi mi ha proceduto, ossia un po' la sensazione di solitudine, ti trovi di solo, da solo, di fronte a dei problemi grossi che ti esplodono addosso, chiedi anche l'intervento del sindacato, ma in questi casi anche il sindacato era chiuso, quindi avevi rapporti telefonici con qualche esperto, ma fondamentalmente avevi bisogno di sbrigarti tu la questione. Ripeto, e noi abbiamo avuto la fortuna di essere una grande azienda pubblica, la città metropolitana di Milano, quindi oltre ad avere i mezzi a disposizione ti garantisce anche il massimo livello di tutela. E quindi vediamo di far rientrare la gente piano, una persona per ufficio, adottiamo la rotazione, usiamo al massimo lo smart working. Chi deve garantire sempre i servizi? Noi abbiamo i cantonieri, io sono un capocantoniere, abbiamo la protezione civile, abbiamo la polizia provinciale, abbiamo il nucleo IT governatorio, quindi una serie di figure che devono essere sempre in servizio, quindi dagli tutti i DPI, oltre a quelli normali anche le visiere, i guanti, le mascherine chirurgiche, le tute, come si dice, le tute da giornaliere poi da buttare via, quindi abbiamo tutta questa cosa, ma malgrado ciò ti sei scontrato con il problema della solitudine. E quindi l'idea che è venuta, noi siamo tre come RLS, è quella di mettiamoci insieme noi e proviamo a fare pressione sulla, sull'amministrazione. E il problema dopo che ci siamo posti è stato quello, ma se siamo messi così noi, che siamo meno o meno garantiti, perlomeno con l'agibilità, nelle piccole aziende, nelle piccole poste di lavoro, l'RLS è un po' dimenticato, quello che magari non ha avuto la possibilità di fare tutti i corsi che fanno a noi nell'ente pubblico e quindi non sa neanche bene come affrontare la questione, come fa a affrontare adesso questo problema? Come è possibile per lui intervenire dall'interno del posto di lavoro per garantire la sua salute, ma non solo, la sua salute di lavoratore, di lavoratrice, e la sua salute per quando diventa cittadino, esce dal posto di lavoro e si trova di fronte alla necessità di garantire ai suoi cari che non si ammala sul posto di lavoro. E abbiamo, penso, comunque ho pensato che questo è un problema esclusivo, che c'è la necessità di intervenire a un livello più ampio del puro posto di lavoro, ma soprattutto c'è bisogno di strutture, di comitati come quello di Codogno che ho sentito prima, comunque di organizzazioni che diano da una parte la forza agli RLS che vorrebbero intervenire e non ce l'hanno e sono isolati, ma soprattutto dall'altra la capacità di rompere quella barriera che si è costruita negli ultimi anni tra azienda, posto di lavoro, luogo dove lavoro e società, quartiere, città, sia dove è situato il luogo di lavoro sia dove torno la sera quando ho finito di lavorare. E secondo me questa vicenda del Covid paradossalmente potrebbe darci l'opportunità di rimettere il naso, di prendere in mano due questioni fondamentali che negli anni 90, 2000, 2010, nell'ultimo trentennio, sono state completamente dimenticate e abbandonate. La prima è quella di rimettere il naso nell'organizzazione del lavoro. Noi costruendo il documento per la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici stiamo rimettendo in discussione alcune parti dell'organizzazione del lavoro, come vengono distribuiti gli uffici, come si lavora sul posto di lavoro, come vengono ridistribuiti i turni, come vengono turnate le persone, come collegare il telelavoro, lo smart working con il lavoro normale che si fa tutti i giorni. E credo che sia importante, dobbiamo riuscire a, non so come, pongo domande più che dare risposte, quindi non so come, ma dovremmo riuscire a costruire delle strutture che diano la forza anche di poter intervenire dall'interno sull'organizzazione del lavoro. L'altra cosa è la separazione che c'è tra il posto di lavoro e la società che abbiamo fuori, tra la fabbrica e il quartiere.
tra il luogo dove lavoro e il luogo dove vivo. E per fare questo anche qua c'è bisogno di strutture che da una parte diano la capacità al lavoratore interno che vuole garantire la propria salute sul posto di lavoro. Dall'altra parte diano la possibilità alla società che gira intorno al luogo di lavoro, perché non è solo la fabbrica, è l'ufficio, è la bottega artigiana, tutti quei luoghi dove si lavora, e diano la possibilità alla società esterna al luogo di lavoro di poter intervenire anche lei e verificare che chi lavora non sia in grado di portarmi a casa, non possa portarmi a casa in questo caso il Covid, ma in altri casi altre patologie o situazioni più gravi. Quindi io, per farla breve, chiudo qua. Oggi come oggi l'RLS è uno snodo fondamentale di questo rapporto tra il fuori e il dentro, credo. Il lavoratore, soprattutto quello cosciente, quello un po' più preparato, diventa uno snodo fondamentale. Però d'altra parte c'è bisogno di costruire comitati, gruppi di pressione, strutture di lavoro, strutture esterne, non so come chiamarle, che diano ai lavoratori la capacità di intervenire sul ritmo di lavoro, sull'organizzazione del lavoro, ma soprattutto che siano in grado di rompere quella barriera che si è costruita nell'ultimo trentennio tra chi lavora in fabbrica e chi lavora fuori, e lavorino insieme per superare tutti i problemi che ci sono all'interno dei posti di lavoro. Io vi saluto e vi ringrazio, è la prima riunione che faccio perché ho perso la plenaria, perché ho scoperto dopo questa cosa che stava facendo Medicina Democratica. Mi metto a disposizione per quello che posso, ma credo che sia un buon lavoro e che se si parte da questi due capisaldi, con le capacità che ho visto prima, le professionalità che ho sentito prima e la capacità di elaborazione che sicuramente credo che ci sia sia in Medicina Democratica sia in chi interviene, credo che potremo costruire delle buone piattaforme e dare la possibilità alla società di riappropriarsi di un ruolo che ultimamente ha perso, quello di intervenire direttamente nei posti di lavoro e portare i posti di lavoro all'interno della società per risolvere insieme tutta una serie di problematiche riguardanti alla salute nel posto di lavoro e alla salute di chi sta fuori e in conseguenza delle lavorazioni rischia sulla propria pelle. Ciao a tutte e tutte, grazie, mi fermo qua. Grazie. Allora adesso farei intervenire Riccardo Antonini, poi mi sembra che ha chiesto l'intervento, non ho certezza, Claudio Nicrosini, e poi farei chiudere momentaneamente comunque Aloschi Maurizio. Riccardo. Buonasera, cioè io vorrei dopo 5 minuti essere richiamato dal moderatore in modo che vada a concludere, perché gli interventi lunghi sono difficili in cose normali, figuriamoci in videoconferenze. Per cui ti invito, Marco, se a 5 minuti mi dici è scaduto. Va bene, il tuo tempo. Vai. Grazie. Allora, io credo che il tema che stiamo trattando, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sul territorio, ovviamente, quindi riguarda anche un problema come l'ambiente, sia una questione estremamente importante, possa essere un punto di forza di chi oggi ha subito la lotta di classe dei padroni, dei manager e del ceto politico. Su questo è uno di quegli aspetti dove possiamo avere un riscatto, anche se con i 2 mesi e mezzo di coronavirus, di global virus, la situazione per il movimento operaio e sindacale sarà molto difficile. Tanta è la confusione, tanta è l'ignoranza e enorme la paura tra i lavoratori. C'è un terrore a esporsi. Siamo in una situazione dove il diritto di critica o di cronaca sulle morti sul lavoro, sulle stragi da lavoro, è bandito. Per cui diciamo che l'articolo 21 della Costituzione stessa è soppresso. La compagna Paola diceva, Riccardo ne sa qualcosa. Il problema è che questa questione, come messa all'ordine del giorno, del dovere o obbligo di fedeltà o del rapporto fiduciario,
è un problema che terrorizza i lavoratori. Abbiamo dovuto assistere a scene medievali in questi giorni dove i lavoratori parlavano nascondendosi. Io in questi anni ho avuto colleghi di lavoro, ferrovieri, che mi telefonavano perché fossi a denunciare cose che loro non potevano denunciare. Quindi credo che questo noi dobbiamo prenderne atto, perché se non rimuoviamo questo ostacolo diventa difficile condurre le battaglie sacrosante e giuste sul tema della sicurezza e della salute. In ferrovia, io ho lavorato 34 anni in ferrovia, poi nel 2011 sono stato licenziato, in cui l'azienda ha detto che si è rotto il rapporto fiduciario. E ovviamente mi ero schierato tout court a fianco dei familiari della strage di Viareggio, una strage annunciata e denunciata con 32 vittime. La magistratura ha detto che ho violato il dovere di fedeltà all'azienda. Sono state le sentenze. E quindi credo che noi dobbiamo rimuovere questi ostacoli, capire come fare. Quindi io vi parlerò di alcune cose a cui ho partecipato in questi anni, in questi mesi, per sostenere queste battaglie e sviluppare un movimento d'opinione, ovviamente, un movimento di classe e ovviamente far sì che siano i lavoratori, in particolare la classe operaia o gli operai, alla testa di questo movimento, senza il quale non è possibile spostare di una virgola i rapporti di forza e le condizioni di lavoro. Io credo che le competenze siano indispensabili. Noi dobbiamo avere al nostro fianco medici, scienziati che hanno conoscenze e competenze. E dobbiamo quindi avere una linea che sia di classe, a sostegno dei lavoratori e delle classi meno abbienti. Bisogna saper coniugare il rosso con l'esperto. Questo in sostanza è quello che dobbiamo fare e capire come fare per sviluppare un movimento senza il quale non è possibile strappare risultati. La storia e l'esperienza ci insegnano, oggi è il 50° anniversario dello Statuto dei diritti dei lavoratori, che quelle conquiste o quelle riforme, come vogliamo definirle, che miglioravano le condizioni di lavoro e di vita, erano il frutto di straordinarie mobilitazioni. E noi senza di quelle siamo nudi, siamo alla mercé, siamo impotenti rispetto al nemico di classe che fa la lotta di classe, ovviamente. E sicuramente con questa esperienza del coronavirus tenteranno di condurla ancora meglio di come l'hanno condotta in questi decenni. Dicevo, sono un ferroviere e 5 giorni fa è morto un operaio a Cattolica. È stato un crollo della massicciata della ferrovia, morto un operaio di 55 anni. 3 giorni fa, il 17 maggio, c'è stato un treno merci che è deragliato e fortunatamente non vi sono stati feriti o vittime. Sono incidenti che avvengono costantemente, che ovviamente noi osserviamo e denunciamo, ma dovete considerare che negli ultimi 10 anni, da Viareggio in poi, sono avvenuti incidenti in tutti i settori della ferrovia. Nel settore dei passeggeri, con Andrea Corato e Pioltello, nel settore del treno merci, con Viareggio, e nel settore dei Frecciarossa, con Lodi, il 6 febbraio scorso, con decine di vittime. Quindi io credo che il problema della sicurezza sia impellente per noi. Dobbiamo saperlo affrontare e affrontarlo, mettendo a disposizione tutte le competenze e la capacità di denuncia e di iniziativa che dobbiamo avere. Io ho fatto l'esperienza di 10 anni con i familiari, quest'anno è l'11°, avremo difficoltà, come ovviamente in qualsiasi mobilitazione e iniziativa, però abbiamo messo al centro il tema della sicurezza in campo ferroviario e nei luoghi di lavoro e vedremo di fare iniziative che abbiano una risonanza che va oltre i nostri confini, della nostra zona, del nostro territorio, per dare forza al tema della sicurezza e della salute. 5 minuti, Riccardo. Grazie. Ci sono state, io sono
dell'area dell'opposizione in CGIL, è un'area con tutti i limiti, le debolezze, le contraddizioni. Partecipo con questi compagni ed altri di altre realtà sindacali di base al coordinamento degli autoconvocati. Abbiamo promosso un'iniziativa il 7 dicembre a Torino, il giorno dopo l'anniversario della strage operaia della Thyssen, coi familiari, le madri degli operai, coi familiari della strage di Viareggio, e credo che sia stata un'iniziativa importante con il presidio della Confindustria a Torino, con l'assemblea, con questi familiari, con tantissimi delegati, lavoratori. Sono ancora iniziative piccole, ma devono essere molto valorizzate per il rapporto tra i lavoratori, i cittadini e i familiari di stragi. Volevamo organizzare il 13 marzo a Ravenna, in occasione dell'anniversario dei 13 operai della McNavy, ma ovviamente non ci è stato possibile. In questi mesi abbiamo sostenuto gli operai degli ex operai del Pignone di Massa, che sono stati costretti a pagare 100.000 euro perché hanno perso la causa per il danno esistenziale d'amianto, considerando che negli ultimi anni sono morti 23 lavoratori del Pignone, 23 operai. Quindi io credo che di carne al fuoco purtroppo ne abbiamo tanta, e penso che noi dobbiamo capire l'unità tra chi è competente e chi è nei luoghi di lavoro, perché gli uni rafforzano gli altri. E dobbiamo capire che è importante l'iniziativa, la denuncia e la mobilitazione, senza le quali, come ho già detto, non c'è possibilità di modificare i rapporti di forza e di difendere un bene essenziale come la salute e la sicurezza. Concludo dicendo che noi il 31, come coordinamento lavoratori e lavoratrici autoconvocati, terremo un'assemblea in questa forma. Avrei piacere che Medicina Democratica e tutti i presenti potessero partecipare. Discuteremo anche di questi temi, oltre che della condizione di lavoro e dell'unità di classe dei lavoratori, che vada al di là di ogni singola sigla sindacale, per il bene e l'interesse collettivo del mondo del lavoro e del movimento operaio. Quindi chi fosse interessato lo invito a mettersi in contatto anche con me o con altri compagni per partecipare a questa iniziativa, perché dobbiamo unire le forze, e già unendo le forze sarà molto difficile condurre le battaglie, ma è una condizione essenziale oggi per difenderci bene, per difendersi al meglio e per poter strappare dei risultati su un tema, come abbiamo visto, che è di enorme e vitale importanza. Passo. Grazie, poi mandaci il link per questa assemblea. Claudio Nicrosini. Sì, buonasera. Molto rapidamente, 5 minuti, ma proprio di cronometro. Dunque, io lavoro a scuola e quindi sono qui più che altro adesso per ascoltare, perché siamo tutti in telelavoro, come sapete. Però due cose che secondo me potrebbe essere importante per muoversi in anticipo, insomma, sui possibili problemi. Non sappiamo ovviamente settembre-ottobre se ci sarà il contagio di ritorno o non ci sarà, ma la situazione nelle scuole sarebbe catastrofica, in parte lo è già, perché praticamente a scuola tutte le norme sanitarie sugli spazi interni alle aule sono violate, erano violate già prima della Gelmini, con Rete Scuole, o meglio con l'Assemblea delle Scuole Superiori di Milano, avevamo preparato un documento, poi la CUB di Torino anche aveva diffuso, sulla metratura delle classi, sulla cubatura delle classi nel rapporto agli studenti, e le percentuali di violazioni a Milano su un sondaggio su una ventina di scuole appena che avevamo fatto, ma un campione già abbastanza significativo, era notevole. E anche ci sono un sacco di norme violate, l'acustica nelle classi, per esempio, non è minimamente tenuta in considerazione, il tempo di riverbero del suono. Ma soprattutto c'è un problema nelle scuole. Intanto la dimensione del problema è l'indispensabilità di affrontarlo, perché se ci fosse un problema epidemico persistente, chiaramente le scuole, tenerle chiuse significa creare un problema enorme anche alle altre categorie, soprattutto se si parla delle scuole dei più piccoli. Ma poi c'è un problema legato nell'aprirle alle dimensioni, perché stiamo parlando di un milione, cioè, scusate, forse un po' meno di un milione di lavoratori, 10-11 milioni di alunni.
e l'assenza completa, e questo lo vediamo anche sulla nostra pelle a volte già adesso, già prima di questa emergenza, l'assenza completa di un rapporto fra dei referenti sanitari che non ci sono dentro le scuole e i medici di base, che in realtà ovviamente sono depotenziati al massimo, soprattutto a Milano, in Lombardia, dove lavoro e vivo. Cioè, già adesso capitava e capita spesso di prendersi una malattia infettiva perché qualcuno torna a scuola e nessuno sa che ha avuto una malattia infettiva. Se anche il medico di base volesse contattare qualcuno a scuola, non avrebbe chi contattare. Il medico, un medico in scuole con 1300 persone dentro, perché le hanno accorpate, sono enormi alcune strutture, soprattutto dopo la riforma, insomma il decreto Brunetta, riforma Gelmini, ma era una tendenza già avviata. Il medico non c'è a scuola neanche una volta a settimana, ma non c'è neanche un infermiere. Il responsabile della sicurezza è un responsabile della sicurezza, per modo di dire, quello dei lavoratori. Quindi c'è un problema enorme e c'è anche tanta preoccupazione in realtà che inizia a serpeggiare fra gli insegnanti, perché molti sono anche un po' anziani e sanno benissimo che le condizioni sono abbastanza precarie da un punto di vista sanitario. Perciò l'appello che farei molto brevemente, intanto a considerare il problema anche da un punto di vista generale, il rapporto col territorio, perché se manca quello e se manca una medicina territoriale, la difesa nel luogo di lavoro, per esempio nelle scuole in cui il lavoro si può tornare, ma fino a un certo punto diventa impossibile, è impossibile una difesa sanitaria interna al luogo di lavoro. E poi usare la scuola, usare questa situazione anche per sollevare i temi che state sollevando con la giusta urgenza, volete provare a sollevare per il mondo del lavoro in genere, perché può essere un buon canale anche per sostenere le campagne che Medicina Democratica si avvia a, come dire, a lanciare, sostenerle fra gli insegnanti, va bene, ma magari anche fra gli studenti, fra le famiglie. Secondo me bisognerebbe pensare dei materiali anche semplicemente di pedagogici, di propaganda, di, chiamiamoli come vogliamo, destinati alle scuole. E con questa attenzione, insomma, l'attenzione al legame fra la prevenzione sul luogo di lavoro e il territorio, che per questioni come queste, cioè legate a un problema epidemico, è assolutamente imprescindibile, per esempio, per posti come le scuole. E del resto, per i lavoratori, le scuole, se hanno dei figli a casa, insomma, sono indispensabili, quindi non... Niente, io dico niente, mi rimetterei a dire questo sostanzialmente. Poi più che altro sono qui per ascoltare. Grazie. Ok, molte grazie. Quindi diamo la parola allo Oscar Maurizio per l'ultimo intervento, quindi a torto coldo farò un pochettino di sunto, poi comunque manderò una sintesi di quello che abbiamo discusso, spero corretta e completa. Maurizio. Sì, allora ciao a tutti, io sono Oscar Maurizio, sono a Savona, non credo di riuscire a fare una sintesi perché gli interventi sono stati molteplici, hanno affrontato tantissimi aspetti, per cui mi limiterò a cercare di dare un mio contributo su due aspetti che ritengo più importanti. Allora, uno mi ha dato lo spunto per approfondirlo, sia l'intervento di Antonini che ha citato i 50 anni dello Statuto dei Lavoratori e sia l'intervento precedente, non mi ricordo se era di Paola Sabatini o di Antonella, dove in qualche modo, no, forse Antonella, che si scusava che erano già tre tecnici che intervenivano e come se volessero monopolizzare l'assemblea. Io credo, per quello che riguarda la prima cosa, che quello che ci ha insegnato lo Statuto dei Lavoratori, cioè quel momento, e che noi abbiamo ottenuto non da un governo di sinistra, ma da un governo democristiano, una legge a tutela dei lavoratori che è arrivata non perché i democristiani fossero particolarmente attenti alle condizioni e ai diritti dei lavoratori, ma perché c'era nel paese una forza reale che pretendeva con le lotte nei posti di lavoro quello che poi si è andati a normare all'interno di una legge. Perché sottolineo questo aspetto?
perché noi, anche solo prendendo i primi quattro punti che accompagnavano l'ordine del giorno della nostra riunione, secondo me ce n'era d'avanzo, cioè noi abbiamo poi aggiunto nel corso della giornata un sacco di aspetti assolutamente interessanti e che nel dibattito ci vanno. Però noi possiamo prendere quei quattro e cominciare a lavorare su quelli, ma se non ci poniamo il problema di su quali gambe possono camminare questi obiettivi, ho l'impressione che corriamo il rischio che da qui a 2 mesi, 3, 6 mesi, 1 anno, ci troviamo a ridire le stesse cose. Cioè il problema è che non è che ci sia stato solamente un problema di aziendalizzazione della sanità che ha portato a tutto questo disastro. Fondamentalmente c'è stato un problema di mancata partecipazione, cioè i lavoratori hanno smesso di partecipare alla vita politica del paese in prima persona. È passato un concetto di delega tremendo, favorito dalle burocrazie, che sono riuscite in questo modo a impedire che ci fossero delle forze autonome e auto-organizzate dei lavoratori che potessero andare oltre quello che erano le strategie che andavano elaborando. Ora, io ritengo indispensabile approfondire questo aspetto, proprio perché tutte quelle proposte che noi andiamo a fare, dobbiamo fare attenzione che non ci portino su una falsa strada. Per me lo strumento rimane lo strumento, non può mai essere il fine. E lo strumento è buono o cattivo a seconda di chi lo usa. Per cui è vero che abbiamo gli RLS, che sono una cosa positiva. Poi però è anche vero che l'RLS, se fa il suo dovere come si deve e si contrappone frontalmente al padrone, al datore di lavoro, se non ha il supporto del gruppo dei lavoratori che rappresenta, non solo non conta niente, ma è immediatamente esposto a quello che è la repressione padronale. Per cui noi oggi non basta che ci limitiamo a aggiungere un punto in più, cioè a fare una lista della spesa più bella e più interessante. Dobbiamo soprattutto porci il problema di chi la tiene in piedi, chi ci aiuta a portare a casa questa spesa. E lì c'è il problema dell'organizzazione dei lavoratori. Per cui da un lato la presenza e dall'altro quello dell'organizzazione. Perché i lavoratori senza organizzazione non contano nulla. Oggi come oggi abbiamo il problema inverso. Milioni di lavoratori sarebbero scesi in piazza per difendere le pensioni, per difendere le loro condizioni di lavoro, per lottare contro la precarietà, che è la madre di buona parte dei problemi che andiamo oggi ad affrontare nei singoli posti di lavoro, se avessero avuto un'organizzazione che li chiamava e ce li portava. Io sono uno di quelli che, anche senza appartenere ai confederali, quando, non mi ricordo neanche più che anno fosse, hanno detto che ci siamo trovati in 3 milioni a Roma per difendere l'articolo 18, c'ero anch'io, perché la difesa dell'articolo 18 andava oltre gli sbarramenti, gli schieramenti, eccetera. Poi però se un'organizzazione che ha la capacità di portare 3 milioni di persone in piazza per altri 20 anni non le chiama più, ce la dobbiamo prendere con quelle 3 milioni di persone che non sono più andate a Roma, o con l'organizzazione che avrebbe potuto e dovuto mobilitarli nuovamente e si è ben guardata dal farlo. Per cui abbiamo perso le pensioni, abbiamo perso di nuovo l'articolo 18, perché quando poi la riforma l'ha fatta la Fornero invece che Maroni, allora è andata bene. Ecco, abbiamo tutti questi tipi di problematiche di fronte. Anche sul campo della sicurezza e della salute, senza forza organizzata dei lavoratori, senza un potere contrattuale reale, corriamo il rischio di non avere risultati. Qualcuno invoca per esempio molti più ispettori del lavoro, ma quello che fanno gli ispettori del lavoro qualcuno l'ha già denunciato anche in questa assemblea. Quando vengono si sono già messi d'accordo, fanno le indagini in un certo modo, le condizioni vengono modificate proprio per l'occasione in cui c'è l'intervento ispettivo, il giorno dopo ritorna tutto come prima. È chiaro che se a fianco al gruppo, all'ispettore, all'università, a chi viene a fare un'indagine, non ci sono i lavoratori a insistere e a raccontare come sono le reali condizioni di lavoro negli altri 364 giorni, quell'ispettore, anche se verrà e anche se farà il suo dovere, non farà altro che notificare quello che ha riscontrato.
E per cui ritorna il problema della partecipazione diretta da parte dei lavoratori. Ora, che cosa possiamo fare come medicina democratica? Quando Antonella si scusa dice siamo troppi tecnici. No, non siete troppi tecnici, sono pochi lavoratori presenti in questa riunione. Allora io mi guardo in maniera autocritica e mi chiedo quanti lavoratori ho invitato a partecipare a questo incontro tra tutti quelli che sono iscritti qua nel sindacato a Savona? Ecco, questo è il mio modo di affrontare la cosa, perché di solito anch'io, nonostante tutte queste belle parole, tendo alla fine a raccogliere una delega e non, a volte non mi sforzo neanche più, perché per tre volte gli invitati mi hanno dato buca, alla quarta non li chiamo. No, è la strada sbagliata. Questo è il problema. Per cui se io non insisto, se io non riesco a portare i lavoratori all'interno di queste vertenze, di questi incontri, di queste riunioni, eccetera, il rischio è proprio quello di fare una lista della spesa un po' più bella, un po' più precisa, ma di non portare a casa risultati. È chiaro che però nel momento in cui riusciamo a portare i lavoratori a queste iniziative, dobbiamo fare attenzione a non commettere degli errori. Il primo dei quali è, secondo me, quello di divagare. Cioè, quando c'è un'assemblea e c'è un ordine del giorno, gli interventi dovrebbero cercare di essere finalizzati a portare un contributo rispetto al chiarimento, l'approfondimento, le necessità legate a quei problemi. Ora, è vero che ognuno ha le sue cose da raccontare, però se sono funzionali gli esempi a far capire un ragionamento, ben vengano, ma questi incontri non possono essere una esposizione ripetitiva di quello che sono le proprie problematiche e basta, perché noi abbiamo da trovare delle soluzioni, non abbiamo solo da denunciare delle situazioni che non vanno. Così come l'intervento, la tempistica è fondamentale, cioè se siamo in 20 e ci abbiamo 5 minuti a testa, ci mettiamo 2 ore, però alla fine qualcuno qui ha dovuto andarsene perché alcuni interventi sono stati oggettivamente troppo lunghi. Per cui l'altro aspetto, oltre che promuovere l'auto-organizzazione dei lavoratori, che non significa spendersi solo a favore dei sindacati di base perché si dicono auto-organizzati, significa favorire l'auto-organizzazione diretta dei lavoratori sul proprio posto di lavoro a tutela della propria salute. Perché questo è un argomento specifico. Se poi ci sono delle organizzazioni sindacali che condividendo quelli che sono gli obiettivi che ci diamo, l'impostazione, il taglio e tutto quanto, le fanno proprie e le portano nel mondo del lavoro, ben vengano, qualunque sigla siano, non è un problema di sigle. Però secondo me noi dobbiamo rilanciare proprio la necessità che i lavoratori smettano di delegare la tutela della propria salute e della sicurezza, ritornando a partecipare, a essere presenti, per cui non solo nella parte delle assemblee, delle riunioni, anche se si fanno via Skype, ma poi approfondendo, spendendo del proprio tempo per approfondire queste cose e dandosi degli obiettivi di lotta. Questi obiettivi, se non ci sono sindacati che li sostengono, dovranno imparare a gestirseli da soli. Per cui lottare anche contro una burocrazia che finisce col delegare esclusivamente all'RLS il compito di affrontare queste tematiche, quando l'RLS non può essere altro che un rappresentante momentaneo. Per cui è chiaro che alla riunione non ci si va in 20, ma le decisioni su cosa andrà a dire, su cosa farà, la preparazione su questi temi, deve essere collettiva, altrimenti l'RLS diventa a sua volta un esperto, quasi un tecnico, però rimane scollegato e senza il supporto dei lavoratori, fa presto il padrone a farlo fuori. E infine, direi che da questa riunione potremmo far scaturire non tanto una prossima riunione, ma cercando dalla documentazione eccetera di tirare fuori delle modalità propositive e poi opuscoli, strumenti veloci come in parte Medicina Democratica ha già fatto, proprio nell'ottica di stimolare i lavoratori ad approfondire loro queste tematiche e per cui diventare un po' protagonisti e noi assumere un ruolo più di coordinamento e non solo di propositività. Ok, molte grazie Maurizio per il richiamo. Ok, niente, io adesso cercherò di mettere giù una sintesi, non pretendete che sia
perfetta, completa ed esaustiva, la faremo girare, la metteremo sul sito e poi la farò, faremo girare anche nella mail di questo gruppo, così come degli altri. E poi vediamo come proseguire, non solo e tanto, come giustamente diceva Maurizio, sull'individuazione della lista della spesa, ma come riuscire ad andare al supermercato e a portare a casa quanto serve e con i soggetti, con i lavoratori e quant'altro. Va bene, direi che possiamo salutarci almeno per il momento. Ciao a tutti e a tutte. Teniamoci in contatto. Grazie. Ciao a tutte e tutti. Sicuramente. Ciao, grazie per gli interventi. Veramente bello. Arrivederci a tutti. Ciao.